Eccoci qua. Allora, mi sentite? Sì, no? Allora, stiamo cercando di risolvere comunque questo problema tecnico. Nel frattempo, però, intanto partiamo e Verità si connetterà a breve. Allora, innanzitutto mi presento, sono Laura Rivaroli, vicepresidente dell'associazione Yokoku, e ringrazio tutti voi della pazienza iniziale e comunque della grandissima presenza. Mi dispiace che per questo primo momento ci siano problemi tecnici, ma speriamo di risolverli mentre cominciamo. La volontà del perché di questa giornata è perché in realtà quello al quale sia l'associazione come Yokoku, ma tutti i relatori di questa giornata credono, è proprio nella grande importanza della condivisione dei dati tecnici e soprattutto nella collaborazione tra i diversi professionisti del settore dei beni culturali. Ed è proprio per questo che infatti vedete un programma abbastanza ristretto, nel senso che sono pochi relatori, ma che seguiranno temi differenti, quindi dal punto di vista più archeologico, con le due relatrici del MUCIB, Ilenia Bove e Francesca Anselmo, e poi avremo invece una parte più tecnica della tecnologia insieme a Marina Ubaldi. Una parte invece legata proprio a quello che è il degrado, i fenomeni quindi di degrado del vetro con Marco Verità e poi a seguire un intervento che poi è, diciamo, forse l'intervento che ha dato modo di creare questa giornata, che è l'intervento dei tre reperti vitrei provenienti dalla necropoli di Casteltrosino, fatto da Giulia Toppan studentessa all'Istituto Centrale del Restauro, ma adesso attualmente professionista. Per quanto riguarda il vetro, so che in realtà forse posso parlare in maniera piuttosto ampia, che è un po' uno di quei materiali che ogni volta che si trova è sempre un po' difficile, nel senso che è un vetro, è sicuramente un materiale affascinante, ma è anche molto complesso e complicato. Ed è proprio per questo che è sempre meglio avere delle giornate studio di condivisione fra i diversi settori, soprattutto nella parte archeologica, e poi per gli studi invece relativi direttamente all'analisi del manufatto attraverso la parte di diagnostica applicata ai beni culturali, per comprendere tutto ciò che noi possiamo trovare su un frammento, tutto ciò che quell'oggetto ci può dire della tecnologia, che in realtà appunto è un avanzamento della civiltà, ma anche e soprattutto tutto quello che sono le composizioni del vetro che possono dare dei confronti tipologici anche con ambienti differenti. Ovviamente io presento questa giornata e sono contentissima che finalmente siamo riusciti a farla, anche se con questi piccoli problemi tecnici, ma appunto dietro a questa giornata c'è la collaborazione di tante persone. E questo mi piace sottolinearlo perché senza questa collaborazione non sarebbe stata possibile. Quindi ringrazio a nome, insomma, dell'associazione, il MUCIB, ringrazio l'ICR che comunque è qui anche insieme alla, diciamo, una delle persone che ha permesso anche questo, Francesca Capanna, e soprattutto ringrazio anche Roberta Bollati, che insieme a me è stata relatrice della tesi di Giulia e con il quale ci siamo sempre confrontate fin dall'inizio su quello che era proprio la parte di sperimentazione e di studio. Quindi passo la parola direttamente a Roberta Bollati, restauratrice e anche docente all'interno dell'ICR per quanto riguarda il settore, diciamo, la specializzazione ceramica, vetro e vetrate, e anche se con qualche ritardo andiamo il via al seminario. Buongiorno a tutti,
Benvenuti, anzi forse dovrei dire ben connessi. Come molti di voi sanno, dal punto di vista conservativo il vetro è uno dei materiali più complessi, come già detto Laura, e direi addirittura ostici, nel senso che è più difficile che dia soddisfazione. Il restauro è particolarmente difficoltoso e rimarrà inevitabilmente sempre leggibile sulle superfici del reperto assieme a tutti i segni del degrado che il vetro ha subito. E forse per questo motivo che si appassiona, forse un'altra conseguenza, ecco, diciamo, di questa minore confidenza che noi restauratori riusciamo a prendere con il vetro è anche la minore opportunità che abbiamo di eseguire dei restauri completi, già che sicuramente il vetro è tra i materiali recuperati da scavo quello numericamente inferiore. E in più le sue condizioni spesso sono tali da richiederci soltanto un intervento parziale e non un vero e proprio restauro completo. E quindi penso di non essere smentita se dico che il restauro del vetro, più che per altri materiali costitutivi, richieda necessariamente una enorme pazienza, delle ottime capacità manuali, ma anche la volontà e la capacità di tenersi aggiornati dal punto di vista degli aggiornamenti professionali relativamente a metodologie e prodotti utilizzabili e anche saper motivare quelli che sono dei tempi spesso più lunghi che per altre classi di materiali. Ma il restauro del vetro è particolarmente lungo per la complessità delle operazioni e non secondariamente per i tempi tecnici derivati dall'utilizzo di alcuni prodotti. Dicevo, se da una parte abbiamo minore opportunità di lavorare su manufatti in vetro provenienti da scavo, per contro, più spesso abbiamo a che fare invece con oggetti già musealizzati, conservati nelle vetrine o nei depositi. Spesso questi manufatti hanno già subito dei restauri, ma per via dell'alterazione del degrado che i prodotti per restauro utilizzati subiscono negli anni, diciamo che mediamente ogni circa 30 anni è sicuramente richiesta una revisione che nella maggior parte dei casi scaturisce poi in una richiesta di totale sostituzione degli interventi precedenti. Il lavoro di tesi, che è di per sé il luogo entro cui le condizioni di cui dicevo sono perfettamente verificate ed è la situazione per cui si può eseguire un restauro senza fretta e senza pressione, è stato preceduto da un questionario lanciato a livello internazionale attraverso Google con l'obiettivo di fare un po' il punto della situazione, aggiornato appunto al 2018, anno della discussione della tesi, per capire appunto quali fossero le pratiche, le prassi e i materiali più comunemente utilizzati. A questo questionario ci hanno risposto 44 colleghi provenienti da 15 diversi paesi e questo ci dà un quadro forse non completo ma abbastanza esaustivo. E le risposte che abbiamo avuto peraltro hanno consentito di orientare le linee di ricerca della tesi, del lavoro di tesi di Giulia Toppan. Dall'intervista appunto cui 44 restauratori si sono sottoposti per noi, emerge che tutti sono perfettamente consci delle ottime potenzialità di un prodotto, una resina americana, che è stata messa a punto espressamente per il restauro del vetro. Ma questa viene da loro stessi utilizzata per eseguire gli incollaggi, ma non sempre per eseguire le integrazioni. E quindi abbiamo dedotto, e alcuni hanno espressamente proprio esplicitato, che questo è derivato dall'elevato costo di questo ottimo prodotto per la conservazione. E quindi ci si è posti tra gli obiettivi quello di fare un'indagine di mercato tra i prodotti attualmente disponibili per poterli testare, per verificare la loro miscibilità con i più comuni coloranti che utilizziamo in quest'ambito
per poterlo poi appunto testare, invecchiare e eventualmente appunto valutare. Il buon esito dei test di invecchiamento, sia artificiale che naturale, ci ha consentito di applicare su due dei tre oggetti di Casteltrosino una nuova resina epossidica che intendo comunque ancora utilizzare e sperimentare ulteriormente presso il laboratorio ceramica vetro e vetrate dell'ICR e sicuramente intendo monitorare periodicamente i tre oggetti conservati al Museo dell'Alto Medioevo per verificare se questa stabilità derivata dai test, che però effettivamente hanno un tempo limitato, se questa stabilità fisico-chimica è verificata anche a distanza di anni. Un altro delle informazioni, dei dati emersi dal questionario è che molti dei restauratori ricorrono ai metodi di integrazione cosiddetti diretta. L'integrazione diretta significa colare la resina fluida, opportunamente colorata, direttamente sulle pareti dell'oggetto del manufatto in vetro, trattenendola con opportune controforme per poi rifinirla sempre direttamente sull'oggetto. Viene da sé che questa metodologia implica dei rischi di danno di tipo meccanico che invece potrebbero essere completamente evitati ricorrendo ai metodi di integrazione indiretta. Giulia, che si è giustamente ovviamente aggiornata prima di eseguire il suo lavoro, ha appreso e messo in pratica due diverse metodologie di tecnica indiretta e di cui ovviamente vi parlerà nel dettaglio lei più tardi. Io non voglio togliere altro tempo e passo la parola a Francesca Capanna, direttore della Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Centrale per il Restauro della sede di Roma. Buon lavoro a tutti. Buongiorno, grazie. Grazie a Roberta per la parola, naturalmente grazie a Laura Rivaroli e a Iococo e a Muciv per questa giornata di lavori, per questo incontro che ci permette un po' di rivederci, di confrontarci anche in un momento un po' difficile per tutti noi, e mi fa davvero piacere essere qui. Abbiamo già nominato più volte la tesi di laurea, appunto presentiamo oggi un grosso lavoro, quello di Giulia Toppan, eseguito proprio in questa sua fase di studi, cioè la fase conclusiva del percorso di laurea che ha seguito e frequentato presso il nostro istituto. Il mio scopo è quello di così dire due parole su sul modo nel quale il nostro istituto intende formazione del restauratore e soprattutto come interpreta il momento della tesi di laurea. Io mi sono in un'altra occasione simile fatta aiutare da un grande maestro, credo per molti di noi restauratori, che è Michele Cordaro, e vi vorrei leggere due parole scritte da lui nel 1988, nelle quali a mio avviso si spiega un po' quello che è diventato il mio modello di restauratore, quello che cerco di forgiare negli studenti che seguo nel loro percorso di formazione all'interno della Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Centrale del Restauro. Cordaro credeva fermamente modello naturalmente un po' no, costruito, abbozzato già da Cesare Brandi, cioè un restauratore che doveva
capire a fondo quello che lui chiamava triplice e inscindibile rapporto tra la materia, la tecnica con la quale la materia viene forgiata e lo spazio circostante che interagisce con essa. E letteralmente appunto Michele Cordaro scriveva: un doppio controllo si è imposto come necessario nell'attuale pratica del restauro e della conservazione, un controllo di tipo storico e un controllo di tipo tecnologico-scientifico. Aggiungeva, perché per Michele Cordaro la formazione era il fulcro per la conservazione un po', diceva, la qualificazione culturale del restauratore rimane allora l'unico strumento per riequilibrare la capacità di un dialogo non competitivo all'interno di un'equipe preposta alla risoluzione di un problema conservativo. La consapevolezza della consistenza storica dell'opera e la conoscenza delle metodologie di indagine che la scienza moderna ha elaborato debbono diventare bagaglio necessario per una corretta formazione professionale del restauratore. Ecco, io cerco di costruire questa figura professionale che alla fin fine ha un po' un difficilissimo ruolo, che è quello di mediazione, di traslitterazione, di traduzione dei linguaggi dei professionisti che devono, come già indicava la dottoressa Rivaroli prima, devono convergere per garantire la conservazione. E il ruolo del restauratore per me è questa parte, nello specifico, è quella che lo studente deve imparare al quinto anno. Quindi il ruolo di farsi legame tra tutte le figure professionali e di tradurre alla fine del processo di progettazione di gestazione in atto pratico quella confluenza di scienze. È un compito difficile, è una parte particolarmente delicata, quella nella quale appunto si passa dall'aver appreso un metodo a doverlo, diciamo, tradurre in professionalità di fatto. E devo assolutamente dire che in questa particolare fase della formazione dei restauratori degli studenti dell'Istituto Centrale per il Restauro, Muciv ha sempre mantenuto, sin dalle prime lauree del nuovo ordinamento, quello che noi chiamiamo dal 61° corso, quindi dalle lauree che si sono svolte nel 2015, diciamo, ma anche per tutto il loro percorso di formazione, quindi dal 2010 in avanti perlomeno, dicevo, Muciv ha sempre avuto un ruolo importante di partner privilegiato. Ho scorso un pochino nei giorni scorsi l'elenco delle tesi di laurea che abbiamo discusso negli ultimi anni e il termine che mi è venuta voglia di usare è quello di veramente una inesauribile miniera di beni dai quali attingere se i nostri studenti avevano già un loro specifico interesse o di ispirazione. Seppur temo di dimenticare qualcosa, voglio citare qualche manufatto per far capire un pochino la potenzialità e le varietà dei beni sui quali abbiamo lavorato. Ho trovato in elenco due scudi di Hamara in cuoio e metallo, ho trovato degli specchi in bronzo di provenienza cino-giapponese, ho trovato delle maschere in legno policromo del teatro giapponese, ho trovato dei manufatti in bronzo bianco di provenienza islamica, ho trovato dei reperti
protostorici iranici, un copricapo indiano dell'America del Nord, ciotole in ceramica brasiliana, ultimo, non per importanza naturalmente, il picco nucleo di vasellame vitreo di Giulia Toppan. Ognuno di questi oggetti è stato, diciamo, come dire, l'oggetto sul quale è stato possibile studiare temi diversi, dalla, diciamo, interesse per la riproduzione, quindi la fruizione tattile come il copricapo indiano, gli oggetti di lontano oriente per la studentessa che aveva bisogno e necessità di tornare presso il suo paese d'origine perché cinese. Ecco, non posso andare avanti oltre perché il tempo è tirano, ma credo che sono riuscita a far capire un pochino l'importanza del rapporto che c'è tra noi e Muci. Forse ho un istante per condividere lo schermo per consigliare i numerosi partecipanti di visitare anche il nostro sito, dove abbiamo alcune schede di attività restauri, soprattutto in ambito didattico, e vi mostro, vediamo se sono capace. No, dice che sono disabilitata a usare lo sharing dello screen, però provo a farlo lo stesso. No. Sì? Allora, vediamo se riesco. Non so se riuscite a vedere. Questa è la pagina del nostro sito che racconta i cantieri didattici. Questa è la pagina che racconta di un'attività che abbiamo svolto nel 2018 presso il Museo Preistorico Etnografico Luigi Pigorini. A seguire qui vedete le schede dei singoli beni sui quali abbiamo lavorato. Io sono stata a far visita alle colleghe, agli studenti, e sono rimasta assolutamente incantata. Per questo, in particolare, a nome di tutti gli altri, ringrazio Francesca Quarato, che per noi è un'importante figura di collegamento. Quindi con questo direi che posso chiudere. Questo, per rimanere in tema, è un oggetto appunto che come materiale costitutivo tra i principali ha il vetro, e chiudo qui rinnovando il ringraziamento a Yokoku e a Mucib per questa giornata. Grazie. Grazie Francesca. E proprio questi, diciamo, come avete visto, sono gli interventi che vengono eseguiti dall'Istituto Centrale del Restauro in occasione delle tesi, però ovviamente il museo invece ha una sua parte di laboratori di restauro che instancabilmente continuano a lavorare non solo per la collezione permanente, ma anche e soprattutto per permettere la possibilità della movimentazione di questi beni anche per delle mostre o per delle esposizioni temporanee. Proprio per questo invito a parlare Alessandra Montedoro, restauratrice insieme ad altre restauratrici del MUCIB, che si prende cura delle collezioni, e che quindi parlerà di quello che succede all'interno dei laboratori del MUCIB. Allora, buongiorno a tutti, io sono Alessandra Montedoro, adesso eccomi qua.
Sono la vice responsabile del laboratorio di conservazione e restauro del Museo delle Civiltà e sono qui a presentarvi brevemente le nostre attività e soprattutto il nostro laboratorio. Il Museo delle Civiltà nasce nel 2016 con 3 decreti del ministro Dario Franceschini che hanno unificato 4 musei nazionali di grande storia e tradizione come il Museo Preistorico Etnografico Luigi Pigorini con collezioni preistoriche e di etnografia extraeuropea, il Museo dell'Alto Medioevo Alessandra Vaccaro, il Museo d'Arte Orientale Giuseppe Tucci, il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari Lamberto Loria, e a questi si è aggiunto il Museo Italo-Africano in via di allestimento e dedicato alla scomparsa giornalista Ilaria Alpi. Attualmente il laboratorio di conservazione e restauro, assieme agli altri laboratori e servizi che afferiscono al settore tecnico-scientifico di questo istituto museale, ha sede nel Museo Pigorini, ma operativamente si svolge su 3 laboratori vicini e localizzati nelle diverse sedi. Il laboratorio è posto al secondo piano del museo, facilmente raggiungibile con ascensori e montacarichi elevatori per un peso fino a 2 tonnellate. Tutti i mezzi e sistemi collaudati per il trasporto e la movimentazione delle opere d'arte anche di grandi dimensioni ed è dotato di uno spazio al carico e scarico delle casse e delle merci con percorsi in sicurezza. Tutte le sedi dei vari laboratori sono perfettamente equipaggiate e pronte ad ogni necessità in base alla consistenza e alla natura del materiale e delle opere. Tra le attrezzature in dotazione del laboratorio vi sono uno stereomicroscopio con fotocamera digitale, cappe aspiranti, armadi per solventi, tavoli luminosi, stufe termosaldate e altri strumenti. Inoltre è possibile usufruire delle attrezzature presenti presso il servizio di microscopia analitica del museo, come ad esempio il microscopio elettronico a scansione, dotato anche di sonda per microanalisi EDS. Segue direttamente in convenzione con il CNR e altri enti di ricerca universitari studi e ricerche pilota su alcuni reperti archeologici e manufatti presenti nelle collezioni per l'analisi diagnostica e tecnologica dei materiali costitutivi e la fenomenologia del loro degrado. Il laboratorio svolge attività di conservazione preventiva e restauro delle collezioni storiche di opere d'arte moderna e di manufatti provenienti da scavi archeologici, con monitoraggi e studi ambientali per lo sviluppo di nuovi sistemi e involucri e contenitori per il deposito, ed inoltre gestisce 3 camere climatiche. Le opere e i manufatti coprono un ampio arco cronologico e provengono dalle più disparate aree geografiche, fornendo quindi complessi casi di studio. Un approccio interdisciplinare alla conservazione, una responsabilità etica che deve saper valorizzare la diversità culturale, spirituale e rituale di tutte queste comunità, assicurandone la loro trasmissione. Il laboratorio cura sia in fase di progettazione che di esecuzione gli aspetti conservativi delle esposizioni permanenti e temporanee con interventi mirati sui beni e nella realizzazione di nuovi supporti espositivi, ad eccezione di quelli che richiedono professionalità e competenze ancora più specialistiche, che in tal caso vengono affidati a ditte che possiedono i requisiti previsti dalla normativa vigente sui lavori pubblici. In occasione di prestiti per mostre in Italia o all'estero, il laboratorio predispone le schede conservative, i condition report degli oggetti ed esprime parere sull'opportunità al prestito in rapporto allo stato di conservazione osservato, definendo le condizioni per la movimentazione, l'imballaggio ed il trasporto. Collabora con le attività dei conservatori delle collezioni legate alle donazioni di privati e dagli acquisti, grazie al fondo Bonardi Tucci, realizzati mediante aste pubbliche o collezionisti privati e acquisti coattivi in esportazione,
con sopralluoghi e verbali e una volta perfezionato l'iter amministrativo, la stesura di una scheda conservativa per le conoscenze dei materiali costitutivi e dello stato conservativo dell'opera. In convenzione con scuole, accademie e facoltà universitarie, il laboratorio accoglie annualmente studenti e tirocinanti italiani e che desiderino approfondire la preparazione teorica e pratica nel campo del restauro e della conservazione del patrimonio del Museo delle Civiltà con progetti specifici e tesi di laurea. Inoltre, sempre nell'ambito didattico, si affianca e partecipa al progetto dell'alternanza scuola-lavoro, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con tutte le professionalità interne, svolgendo percorsi che concorrono alla definizione del bene tutelato. Dal 2015 ospita nei propri spazi associazioni ONLUS per l'inserimento dei ragazzi con disabilità intellettiva e o relazionale che svolgono attività nella cura degli archivi dei restauri con il raggiungimento di buoni livelli di inserimento sociale. Promuove corsi di aggiornamento con associazioni culturali come Yokoku e Villa Fabris per la diffusione di nuovi sistemi di intervento e prodotti di restauro con conferenze e pratiche metodiche. Partecipa a gare e bandi regionali del distretto tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali della Regione Lazio per la realizzazione e il miglioramento della conservazione preventiva dei depositi per l'anno 2020. Svolgiamo quindi un'attività incentrata sulla ricerca e sulla promozione che non deve essere solo al servizio degli addetti ai lavori e degli specialisti tecnico-scientifici, ma che deve essere sempre in grado di diffondere i dati raccolti con metodi allargati di comunicazione, sapendo poi raccontare anche al cittadino culturale le ragioni che hanno mosso l'attività sperimentale e gli obiettivi raggiunti. Le scoperte tecnologiche e i nuovi procedimenti di intervento vengono così diffusi attraverso un dialogo chiaro, colloquiale e coinvolgente che promuova la partecipazione, senza per questo limitare o sminuire l'importanza ed il senso primo della ricerca, che, ricordo, non è e non potrà mai essere solo fine a se stessa. La ragione della conoscenza nasce con l'uomo e si lega a tutte le sue attività produttive, i cui manufatti sussistono e cronologicamente anticipano un crescente e continuo sviluppo tecnologico da conoscere, studiare e approfondire. Per questo ogni oggetto rappresenta se stesso e molto altro, per questo ogni immagine è se stessa e non solo, ed è per questo che il nostro laboratorio di conservazione e restauro si metterà sempre a disposizione al servizio della ricerca comune ed in comune con istituti, enti, associazioni, studiosi, accademici, ricercatori, freelance e chiunque abbia interesse alla comprensione dell'eredità culturale, perché gli obiettivi, qualsiasi essi siano, sono solo delle piccole tappe di una lunga storia tra tecnologia e applicazione scientifica iniziata molto tempo fa. Vi saluto riportandovi una breve frase di un grande autore vivente, Nuccio Ordine, ordinario di letteratura italiana all'Università della Calabria, che dice: perdendo il senso del passato, noi perdiamo l'identità, e quando perdiamo l'identità, noi abbiamo perduto la capacità di comprendere il presente e prevedere il futuro, integrare e fare ricerca. Ringrazio infine per la preziosa organizzazione la Yokoku e tutto il team promotore nelle persone di Francesca Emanuele Anselmo, Elenia Bove, Andrea Macchia, Laura Rivaroli, Roberta Bollati e Giulia Toppan per il bel lavoro svolto sui nostri meravigliosi vetri di Casteltrosino. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Alessandra e soprattutto anche per aver dato modo con delle bellissime immagini sia dei reperti che dei vostri laboratori, far capire anche l'importanza proprio dei laboratori di restauro all'interno dei musei e di un personale estremamente qualificato che possa lavorare in team e soprattutto che sia sempre aperto comunque alle collaborazioni. In questo devo essere sincera che il MUCIP è un museo che permette moltissimo queste collaborazioni e invito chiunque
comunque ad andarla a vedere e andar a vedere i reperti che sono straordinari secondo me. E quindi entriamo nel vivo di questa giornata. E, una piccola precisazione dal punto di vista appunto tecnico, visto che siamo riusciti a risolvere il problema, qualora ci fosse qualche persona, qualche partecipante che non riusciva prima di entrare e magari che è di vostra conoscenza, ditegli che l'accesso è ovviamente libero adesso, perché manca ancora qualche partecipante rispetto alle iscrizioni. E do quindi la parola a Francesca Manuela Anselmo e Ilenia Bove per il primo intervento proprio sulla necropoli di Castelfrosino e quindi do direttamente a loro la parola per l'intervento. Grazie Laura. Allora condivido lo schermo, stoppo il video perché qui abbiamo problemi di connessione. Onde evitare che salti. Mi sentite? Ok. Allora, buongiorno a tutti, bentrovati, grazie per la partecipazione. E, come è stato già ricordato più volte, no? L'avvenimento che ha fatto da motore per l'organizzazione di questo incontro è stato l'intervento conservativo su tre vetri della sezione alto medievale del Museo delle Civiltà. Un intervento condotto tra il 2017 e il 2018 presso l'Istituto Centrale del Restauro, del quale vi parlerà appunto Giulia Toppan, che lo ha curato direttamente. E, il restauro ha restituito una nuova leggibilità a tre vetri, nello specifico due bicchieri è una bottiglia, adesso spero di farvi vedere, che costituiscono un caso molto interessante nel quadro della produzione vetraria dell'Italia alto medievale, come avremo modo di vedere nel corso di questa giornata. Io qui vi presenterò brevemente il contesto di provenienza dei tre vetri e lo farò a nome mio e della collega Ilenia Bove, che insieme a me è curatrice della sezione alto medievale del museo. Questi oggetti provengono dalla necropoli incontrata a Santo Stefano a Castelfrosino, un comune a 4 chilometri da Ascoli Piceno. E questa necropoli costituisce l'area cimiteriale più ampia del complesso sepolcrale alto medievale di Castelfrosino, di cui fanno parte altri due cimiteri, uno in Contrada Fonte e l'altro in Contrada Campo. Ora, per ragioni di tempo, è chiaro, non è possibile ripercorrere in modo puntuale la complessa storia degli scavi della necropoli. Basta ricordare, ai fini dell'argomento di questo incontro, che tra il 1893 e il 1896, in seguito ad una serie di rinvenimenti fortuiti, vengono avviati scavi sistematici e regolari ad opera della Direzione Archeologia Belle Arti, dell'allora Ministero della pubblica istruzione. Mi sentite? Ora sì? Sì, vi sentiamo. Forse soltanto qualche persona ha un problema tecnico. Qualche problema di audio, ok. Di connessione. Vabbè, Laura, tu dammi un segnale quando pensi. Non ti preoccupare. Dicevo dunque, questi scavi furono avviati alla fine del XIX secolo e furono condotti dall'ingegnere Raniero Mengarelli, una figura che ci tengo a nominare perché è stata centrale ed è tutt'oggi importante il lavoro che lui ha svolto e la modalità in cui lo ha svolta, perché dobbiamo a tutta la nutrita documentazione che ha raccolto in quel momento gran parte delle nostre conoscenze su questa necropoli, perché realizza tutta una serie di piante molto dettagliate, disegni anche delle sepolture, ci dà delle informazioni anche sugli scheletri che non si sono conservati, quindi non sono mai state fatte effettivamente indagini antropologiche né tantomeno chiaramente analisi sui resti ossei, però lui registra delle informazioni anche sugli scheletri. Conclusi gli scavi, tutti i reperti vengono trasferiti a Roma, dove furono parzialmente esposti al Museo Nazionale Romano, insieme ai materiali della necropoli di Nocera Umbra, una necropoli, anche questa longobarda, in provincia di Perugia, e anch'essa scavata alla fine del XIX secolo.
Poi, diciamo, il percorso alla fine degli anni 50, i corredi delle due necropoli vengono spostati all'Eur per essere interamente esposti nelle sale del Museo dell'Alto Medioevo, che fu aperto al pubblico nel 67, e qui si trovano ancora oggi sotto la nuova veste istituzionale del Museo delle Civiltà. Queste due necropoli, Casteltrosino e Nocera Umbra, sono due delle più importanti necropoli longobarde, altomedievali e longobarde in Italia. E il caso del cimitero poi in Contrada Santo Stefano a Casteltrosino, che è quello di cui parleremo oggi e dal quale provengono appunto i tre vetri, è particolarmente interessante per diversi ordini di ragioni che cercherò adesso di sintetizzare. E innanzitutto, ecco, ricordo che dobbiamo molto agli studi di Lidia Paroli, l'archeologa Lidia Paroli, dobbiamo l'interpretazione più articolata e innovativa di questa necropoli e delle sepolture. E un lavoro, quello di Lidia Paroli, frutto di un esame scrupoloso proprio dei dati di scavo del Mengarelli, ma anche poi di un'analisi accuratissima di tutti i corredi. E questo cimitero fu utilizzato tra la seconda metà del VI secolo d.C. e per tutto il VII secolo d.C. da parte di una popolazione locale di cultura romanza e da parte di un gruppo alloctono di tradizione germanica, più precisamente longobardi, come è possibile desumere dall'analisi dei corredi, ma anche dalle fonti storiche, dalle quali sappiamo che il territorio di Casteltrosino alla fine del VI secolo entra a far parte del Ducato Longobardo di Spoleto. E la compresenza, di tradizioni funerarie diverse, una di matrice tardo-romana o romanza o l'altra germanico-longobarda, non è di per sé un fatto singolare. Al contrario, è un fenomeno che si riscontra nel primo Medioevo in ambito italiano anche in altre necropoli. Però ciò che distingue il sepolcreto di Santo Stefano a Casteltrosino, in particolare proprio nel quadro dei cimiteri longobardi in Italia, sono tre aspetti relativi proprio alle sepolture attribuite alla comunità longobarda insediata sul territorio. Il primo di questi aspetti riguarda l'esiguo numero di maschi adulti sepolti con un corredo di armi più o meno completo, perché su un totale di 270 sepolture solo una ventina hanno questo corredo completo di armi. Un dato che spicca se si tiene conto del carattere fortemente militarizzato sia della società longobarda ma anche del rituale funerario, in cui gli oggetti del corredo erano selezionati per essere poi deposti nella tomba al fine di esaltare proprio lo status di guerriero del defunto. Questo dato numerico poi è interessante anche proprio se confrontato con la vicina necropoli di Nocera Umbra a Perugia, in provincia di Perugia, dove per esempio su 165 tombe in totale 46 individui sono armati. Questa relativa scarsità di sepolture di guerrieri ha portato alla formulazione di alcune ipotesi sulla società dei vivi insediati nel territorio di Casteltrosino, sebbene sappiamo dagli studi che non esista proprio una corrispondenza tout court tra la struttura sociale di una necropoli e la società dei vivi. Però nel caso di Casteltrosino, con le dovute cautele, si è ipotizzato che il numero ridotto di corredi di guerriero sia legato al fatto che in quel territorio si fosse insediato un nucleo ristretto di longobardi e che questo tipo di insediamento avesse un carattere amministrativo e non militare, come quello per esempio sempre della vicina Nocera Umbra. Un'altra peculiarità veramente del cimitero di Casteltrosino è la straordinaria ricchezza dei corredi depositati in un numero molto molto ridotto di sepolture, sia maschile che femminili. E, qui vi ho portato alcuni esempi da diverse tombe. Questa forte concentrazione di ricchezza solo in alcune tombe sono tombe soprattutto appunto attribuite, riferibili alla comunità longobarda, e sono quindi sepolture probabilmente degli esponenti più eminenti di questa comunità.
La terza caratteristica proprio di questo cimitero nel panorama italiano è poi il fatto che gran parte di questi oggetti in oro che abbiamo visto, di cui abbiamo visto alcune immagini, sono di fattura romano-bizantina e corrispondono al gusto e all'uso della società romanza e bizantina del tempo, e cioè non sono manufatti che si pongono nel solco della produzione più prettamente germanica. Ora, l'aspetto, qui vi ho portato un esempio di una tomba maschile e di una tomba femminile, perché l'altro è interessante far notare poi che che le tombe più antiche di Guerriero, databili tra fine VI e prima metà del VII, sono quelle che presentano proprio un numero maggiore di oggetti di matrice bizantina accanto a quelli di matrice proprio germanica, mentre questa componente mediterranea, diciamo, si affievolisce nei corredi più tardi. È un po' il contrario di quello che si registra in altri contesti funerari longobardi in Italia, in cui invece le sepolture dei defunti di prima generazione hanno un carattere proprio spiccatamente germanico e assumono solo in un secondo momento elementi di tradizione mediterranea, in un graduale processo proprio di integrazione culturale tra la popolazione locale e quella longobarda. È probabile dunque che l'elite longobarda di Casteltrusino fin dal primo momento del suo insediamento abbia usato la cultura romano-bizantina proprio per vedersi riconoscere un primato sociale e un rango militare sul territorio, sfruttando verosimilmente proprio le possibilità che derivavano dalla posizione strategica del sito di Casteltrusino, che da una parte è vicino alla via Salaria che collegava a Roma e dall'altro non era distante dalla Bizantina Pentapoli, dal mare Adriatico, che erano sotto, anche esso mare Adriatico sotto il dominio bizantino. E, vi dicevo, questa è una tomba, per esempio, femminile di prima generazione, in cui abbiamo elementi di tradizione germanica come la fibula d'arco a sinistra e poi questi elementi di matrice invece bizantina come la figura a disco, gli orecchini, o romanza come l'anello. Come si inseriscono dunque le sepolture i cui corredi presentano oggetti in vetro in questo contesto? E quali sono questi oggetti in vetro? Osservando questa pianta vediamo che i vetri sono presenti nei corredi di 26 sepolture su 270. I vetri ritrovati sono un elemento del corredo che non ha specificità di genere o culturale, si trovano in sepolture quindi maschili, femminili, di adulti e non, e in corredi anche di matrice germanica tanto quanto romanza. Sono sepolture distribuite su tutta l'area del cimitero, sono attribuibili a tutto l'arco cronologico d'uso della necropoli, sebbene ci sia una concentrazione maggiore nell'ultima fase, che va dalla metà alla fine del VII secolo d.C., che coincide con il momento in cui nella necropoli viene costruito nell'area centrale un oratorio, una chiesa privata. Coincide con una serie di corredi che sono ridotti, nel senso presentano un numero inferiore di oggetti rispetto all'epoca precedente, secondo una tendenza che si riscontra un po' nel panorama italiano in diverse necropoli dal VII secolo in poi. Quindi dicevo, 26 sepolture presentano vetri. Il dato numerico è molto verosimile, comunque indicativo, perché bisogna tenere conto del fatto che, come ci dice Mengarelli, lui stesso molti frammenti di vetro che ritrovò durante gli scavi non li raccolse perché erano troppo frammentari, troppo piccoli. Esiste una piccola percentuale di dispersione. E non sono stati rintracciati vetri eventualmente nel riempimento delle fosse. Mengarelli non ci dà notizie a riguardo. In questo caso si trattava di solito di vetri che venivano vetri usati durante il pasto rituale consumato vicino alla tomba in onore dei morti. Sempre dal Mengarelli sappiamo poi che questi vetri venivano posti all'interno della sepoltura in prossimità della testa o dei piedi. Per quel che riguarda invece proprio le forme, io chiaramente vi darò una presentazione molto generale perché rimando all'intervento di
Rinauboldi per una trattazione puntuale e competente sugli aspetti morfologici e decorativi dei vetri altomedievali in Italia. Io qui mi soffermerò chiaramente sulle forme di Casteltrosino, che sono principalmente vasellame da mensa, ecco, in particolare bottiglie e bicchieri. La necropoli si inserisce nel panorama delle forme vitree attestate in Italia tra tardo antico e alto medioevo. La maggior parte delle bottiglie presenta un corpo globulare o cilindrico. Tra queste ultime si trovano per esempio tre esempi di bottiglia con anello interno, che sono soprattutto in sepolture dell'ultima fase della necropoli, quella appunto della seconda metà del VII secolo. E si tratta, questa tipologia di bottiglia è una tipologia interessante di cui sentiremo tra poco, proprio per la presenza di questo anello interno. Oltre alle bottiglie sono stati rinvenuti anche quattro bicchieri con piede a disco, un tipo molto attestato nelle sepolture dal V secolo in poi, e ne vediamo un esempio qui nell'immagine a destra. E poi tra le forme aperte, unico ritrovamento, e peraltro interessante, è quello del piattino della tomba 119, che vediamo sempre qui rappresentato nell'immagine, una tomba che il Mengherelli attribuisce ad un bambino. Non difficile la datazione, comunque lui l'attribuisce ad un bambino. A Casteltrosino, accanto a queste forme che si pongono più nel solco di una produzione proprio di matrice autoctona della penisola italiana, compaiono anche nuove tipologie di ascendenza germanica, dovute verosimilmente alle richieste di nuovi dominatori che influenzarono probabilmente le manifatture locali. E tra queste nuove tipologie di ascendenza germanica realizzate da manifatture italiane, figura per esempio il corno potorio della tomba 119 di Casteltrosino. In Italia sono stati trovati una ventina di corni potori, la maggior parte dei quali provengono da corredi funerari di matrice germanica longobarda, e sono tutti riferibili a personaggi maschili e femminili di alto rango sociale, databili tra fine VI e VII secolo. Si tratta di manufatti di grande pregio che ripropongono in versione vitrea proprio oggetti, un oggetto diffuso oltre Alpe. Questi corni potori italiani, che rientrano nel tipo 4 di una classificazione fatta dalla Edison, non sembrano essere stati realizzati con fini pratici, cioè per essere usati come elementi, come vasellame da mensa, ecco, però piuttosto sembrano invece essere nati con finalità prettamente simboliche, legate al rango sociale del defunto e quindi strettamente proprio connesse all'ambito cerimoniale funerario. L'altra tipologia, che è di probabile ascendenza germanica, come ci dirà tra poco Marina Uboldi, è il bicchiere a sacchetto, tipologia a cui appartengono i due bicchieri restaurati dall'Istituto Centrale del Restauro e che sono al centro di questo incontro. I due bicchieri provengono in vetro, sono in vetro policromo, vetro soffiato policromo, e provengono dalle tombe R ed S7, che sono due sepolture femminili, riferibili proprio alla compagine longobarda. Qui vi mostro un'immagine della tomba R, che è una tomba della quale non conosciamo proprio l'esatta posizione topografica nell'ambito della necropoli, perché è un dato questo che per vicissitudini varie è andato perduto. Però il corredo è stato ricostruito da Lidia Paroli ed è stato attribuito, è attribuibile in realtà ad una donna di prima generazione, quindi siamo tra fine VI e primissimi VII. Il secondo bicchiere è stato rinvenuto invece nella tomba 7, una sepoltura anche questa femminile, e una sepoltura ricchissima di oggetti in oro di manifattura bizantina, quelli di cui parlavo all'inizio. Questa tomba invece è una tomba più tarda di quella precedente ed è una delle più ricche non solo nel panorama di Casteltrosino, ma proprio nel panorama delle necropoli italiane. I due bicchieri in vetro soffiato
appartengono a questa tipologia a sacchetto, dicevo, e hanno una come peculiarità quella di avere questa decorazione a piuma e a fiamma, una decorazione policroma con questo particolare motivo del a piuma e a fiamma. E, si tratta di una tipologia rara, della quale abbiamo poche attestazioni in Italia. La forma a sacchetto, come vedremo nell'intervento successivo al mio, per esempio è stata rintracciata anche a Nocera Umbra in forma monocroma. La stessa decorazione a fiamma o a piuma si ritrova in forme diverse da quelle del bicchiere a sacchetto, come nei casi di questo qui di corni potori. E uno è questo della necropoli Tomba 20 di Nocera Umbra, questo si trova al Metropolitan di New York, un terzo esempio si trova in una collezione privata a Barcellona. Ma la peculiarità dei due vetri di Casteltrosino è proprio il binomio tra la forma a sacchetto e questa decorazione policroma a piuma a fiamma. E, le testimonianze conosciute, dicevo, sono molto rare, e io vi riporto solo qui due esempi, uno di Nocera Umbra della Tomba 20, quello di Cividale, e poi ce n'è un altro che proviene sempre dalla necropoli di Villino, ma si tratta per lo più di ritrovamenti legati proprio a necropoli e ai inumati longobardi dell'Italia centro-settentrionale, tutti databili entro il VII secolo. E quindi non abbiamo attestazioni di questa forma al di fuori dell'Italia, oltre Alpe, quindi l'ipotesi che si tratti proprio di una produzione delle officine vetrarie italiane stimolata probabilmente dalla committenza straniera. Concludo l'intervento ricordando la bottiglia, che è il terzo vetro restaurato dall'Istituto Centrale del Restauro, ritrovato in questa tomba 25 come unico oggetto di corredo, attribuita la sepoltura dal Mengarelli anche qui ad un giovane, un bambino. La cosa interessante è che questa bottiglia, come vedremo dal punto di vista proprio della forma, si colloca in una tradizione, cioè in una forma, una tipologia nota nel periodo alto medievale italiano, ma la particolarità, come ci diranno tra poco, è questa decorazione in rosso a spirale. Il caso della bottiglia per noi del Museo delle Civiltà è interessante perché non era mai stata esposta né al Museo Nazionale Romano né poi nel Museo dell'Alto Medioevo, e quindi questo restauro ha permesso, no, per la prima volta la bottiglia di tornare nel contesto delle sepolture della necropoli che sono esposte nel percorso del Museo dell'Alto Medioevo, Museo delle Civiltà. E l'augurio è che questa nuova leggibilità poi estetica e morfologica di questi manufatti faccia davvero da propulsore per nuovi studi, nuove indagini multidisciplinari, sia sui vetri delle necropoli conservate al Museo delle Civiltà, sia sui vetri alto medievali in generale. Grazie. Allora, grazie per l'intervento. E, ovviamente poi se ci sono domande abbiamo detto che le teniamo a fine di tutti gli interventi, se eventualmente qualcuno le vuole intanto scrivere sulla chat, però lo potete fare. E quindi continuiamo direttamente dando la parola a Marina Oboldi, e in questo momento voglio ringraziare il patrocinio comunque dell'evento dall'Associazione Nazionale del Vetro Italiano, e di cui appunto anche Marina Oboldi fa parte del consiglio direttivo. Quindi do la parola direttamente a Marina, e però serve che Francesca Anselmo tolga la propria condivisione dello schermo. Bene, mi sentite? Sì, ti sentiamo, Marina. Perfetto, grazie. Ringrazio anch'io tutti gli organizzatori di questa giornata, di questa iniziativa molto, molto interessante davvero. E adesso mi accingo al compito di provare a inquadrare i nostri bellissimi pezzi nel contesto della vetraria alto medievale. Prima provo.
riesco a togliermi. Allora, faccio una breve, veloce premessa per cercare di spiegare che cosa intendo con vetri altomedievali. Mi voglio riferire, mi riferisco a dei recipienti che per la forma generale o per dei particolari tecnici legati anche alle modalità di lavorazione, ad esempio la fattura degli orli o dei piedi o per certi tipi di decorazione, indicano una netta discontinuità rispetto alle analoghe forme prodotte in età tardoromana in base alla tradizione tecnica appunto in uso per secoli utilizzata dai romani. Questo cambiamento era evidente agli studiosi da molto tempo, appunto già dai ritrovamenti di queste necropoli longobarde che risalgono appunto ai primi del Novecento, ai primissimi anni del Novecento. Però per molto tempo, addirittura fino a pochi decenni fa, si sono trascinati tra gli studiosi dei dubbi e delle incertezze sulla datazione di questo cambiamento. Difatti, appunto, si cercava di attribuire, per un certo periodo si è attribuito questa tipologia di oggetti, si sono attribuiti ad una cultura diversa, quindi ai Longobardi, oppure si è voluto addirittura proporre l'inizio di queste forme, della diffusione di certe forme, come i bicchieri a calici, a una fase ancora pienamente romana. In realtà, grazie al progredire degli studi sull'Alto Medioevo e grazie ai ritrovamenti in contesti di scavo ben datati, non soltanto di necropoli, ma anche di abitato, di insediamento, negli ultimi decenni diciamo che siamo arrivati ad una certezza di datazione e possiamo collocare questo passaggio, questo cambiamento nel vetro, nella produzione del vetro, intorno alla fine del V secolo, quindi gli ultimi decenni, direi gli ultimi due decenni del V secolo e gli inizi del VI. Qui ho indicato due punti fermi, secondo me, per la mia esperienza, che ci hanno aiutato molto in questa definizione cronologica. Uno è stato lo scavo di Montebarro, un sito fortificato in Italia settentrionale, in provincia di Lecco, vicino all'Adda, al percorso dell'Adda, che ci ha permesso, per la sua datazione molto ben circoscritta, sia come costruzione che come distruzione, di collocare la presenza dei calici, che facciamo risalire alla forma ISI 111, poi ne parliamo, la presenza dei calici proprio a partire dagli ultimi due decenni del V secolo, mentre prima non ci sono, non si usavano altre forme. E poi appunto i ritrovamenti delle necropoli longobarde hanno confermato certe datazioni e altri elementi di aiuto ci vengono per esempio dalla vetreria merovingia o carolingia, soprattutto merovingia diciamo franca, che sono più facilmente databili perché provengono da moltissimi contesti tombali e anche se non sono diffusi in Italia, però hanno avuto degli influssi su materiale che si ritrova in certe sedi italiane. Dall'VIII secolo invece la situazione cambia, ma è un'altra storia. Vediamo un po' di esempi. Allora, dicevo, cosa intendo? I materiali di età tardo-antica sono caratterizzati da certi elementi molto ben riconoscibili. Le forme nel IV e nel V secolo non sono moltissime, predominano i bicchieri, le coppe e le bottiglie, ma sono materiali che hanno una familiarità tra loro. Sono quasi tutti prodotti in modo piuttosto veloce, corsivo, veloce come tecnica,
anche se con l'uso di accorgimenti tecnici abbastanza importanti, per esempio si usa ancora la soffiatura intromatrice per dare la forma iniziale del vaso, si è in grado di fare delle applicazioni colorate, gocce, filamenti, eccetera. Il vetro che viene utilizzato per queste forme è un vetro poco depurato, con delle colorazioni naturali, verdastre, giallastre, che derivano molto spesso dall'uso di vetro di riciclo, quindi da un uso esteso del riciclo, e questo ce lo dicono anche le analisi cliniche. Naturalmente, in quest'epoca, queste produzioni sono diffusissime, sono molto numerose, le ritroviamo uguali, identiche, un po' in tutta l'area dell'impero romano, di tradizione romana, quindi dall'Oriente, tutto il bacino del Mediterraneo, l'Europa centrale, eccetera. Si assomigliano tutti, anche se sicuramente c'erano dei centri di produzione differenziati, sparsi un po' dappertutto. Nella stessa epoca, non voglio dire che c'è uno scadimento nelle conoscenze, c'è uno scadimento tecnico proprio per la velocità, per il numero, per l'abbondanza della produzione. Perché, dicevo, non c'è uno scadimento tecnico? Perché le stesse forme sono quelle su cui si producono anche degli oggetti di grandissimo pregio, come le coppe decorate a incisione, o addirittura le coppe intagliate, le diatrite. Una particolarità di questa fase riguarda gli orli, e qui in questo periodo predomina l'orlo non rifinito, non arrotondato, non ripiegato ad anello come si faceva nei secoli precedenti, ma un orlo tagliato che lascia uno spigolo netto, proprio per un metodo di produzione di tecnologia. Qualche altro esempio, materiali di provenienza tombale ovviamente sono quelli che conosciamo meglio, che sono meglio conservati, quindi il bicchiere, la bottiglia molto semplice, qualche balsamario particolare. Questa è una tomba da Como di fine IV secolo, inizio V. Cosa succede invece dalla fine del V secolo? Si cambia. E passiamo in quella fase che definiamo alto medievale, anche se forse il termine è un po', non è proprio preciso in questo caso. Le forme si modificano pur restando nello stesso ambito di oggetti, le forme diminuiscono anche, e quindi troviamo una gamma meno vasta di oggetti e di recipienti. In questo periodo predominano ancora i bicchieri, ma cambia completamente il tipo di bicchiere. Non c'è quasi più il bicchiere apodo, il bicchiere troncoconico, cilindrico, e invece si diffonde e diventa la forma predominante ovunque il bicchiere a calice, il bicchiere su piede. Poi abbiamo delle bottiglie che in genere sono molto semplici, quindi non ci sono più le brocche, le anse, non ci sono più nemmeno i piedi, sono soprattutto forme globulari o leggermente cilindriche con lunghi colli e imboccatura sbarrata. In questo periodo abbiamo anche il gruppo delle lampade pensili in vetro, si producevano anche delle lampade destinate a contenere dell'acqua e poi uno strato di olio e uno stoppino che veniva acceso. Le lampade pensili diventano un oggetto importantissimo in tutta la fase paleocristiana, in tutti i siti, si ritrovano nelle chiese, negli edifici religiosi, si ritrovano anche negli abitati, negli scavi di abitato. E sono in genere di due tipi, poi con molte varianti, la coppetta con tre piccole anse per appenderla, e invece
il recipiente troncoconico o in butiforme destinato ad essere inserito dentro dei lampadari. In questa fase, in quest'epoca, diminuiscono moltissimo le forme aperte, quindi i piatti, le coppe ampie, anche se qualche esemplare c'è. E poi, appunto, in ambito longobardo, di necropoli, abbiamo le coppette a sacchetto di cui parliamo oggi e i corni poteri. Naturalmente i ritrovamenti in ambito di necropoli sono stati i più antichi ad essere conosciuti, ad essere pubblicati, e quindi sono stati quelli su cui ci si è basati a lungo per le datazioni e per creare questa tipologia. Poi sono venuti anche gli scavi di insediamento, gli scavi di abitati, e abbiamo avuto, direi, la conferma che le stesse forme, gli stessi oggetti, a parte appunto i corni potori, le coppette a fiamme, gli stessi oggetti venivano utilizzati anche in ambito domestico, in ambito insediativo. Con alcuni dubbi, alcune particolarità, per esempio il bicchiere a calice è talmente diffuso e lo si trova spessissimo anche nelle chiese, negli scavi di edifici religiosi, per cui si è pensato che potesse avere un utilizzo diverso, non soltanto come bicchiere, quindi non soltanto recipiente per bere, ma anche come lampada. Le decorazioni, volevo appunto insistere un po' sul tema delle decorazioni, perché anche le decorazioni, a partire dalla fine del V, inizio del VI secolo, si riducono, cambiano, diminuiscono le tecniche utilizzate per decorare gli oggetti. E la maggior parte delle decorazioni adesso sono basate sul concetto dell'affilamento applicato, della decorazione di un vetro diverso sul recipiente in fase di soffiatura. Quindi un filamento che può essere o in vetro trasparente, quindi lo stesso vetro che viene utilizzato per produrre il recipiente, la bottiglia o l'oggetto, il bicchiere, quindi o lo stesso vetro dello stesso colore o un vetro trasparente però di un colore magari diverso, più intenso, verde scuro, blu scuro in genere. Oppure i filamenti che vengono applicati per creare decorazioni sono invece in vetro opaco. Quindi un vetro che è stato, una materia prima che è stata appositamente colorata e opacizzata con degli ingredienti particolari. In genere i colori, i filamenti opachi sono in vetro bianco, in vetro giallo, più raramente l'azzurro e ancora più raramente il rosso. Questi colori, devo dire, sono gli stessi più o meno che ritroviamo nelle perle, per esempio nella produzione delle perle di epoca barbarica, longobarda, gota, eccetera. E questo è un tema su cui riflettere, che penso Marco Verità prenderà in considerazione. Naturalmente l'accostamento di filamenti di colori diversi può creare dei decori particolarmente raffinati come quelli delle coppette a sacchetto. Un altro tipo di decorazione che troviamo molto diffusamente in quest'epoca, in questa fase, e un po' dappertutto, quindi anche questa non sembra avere una connotazione culturale particolare, è costituita da filamenti applicati che creano dei motivi a filigrana. Questi filamenti, questi decori, derivano da bacchette che venivano preparate prima, quindi delle bacchette fatte con due fili di vetri di colori diversi, quindi un vetro trasparente e un vetro opaco, ritorti, poi in fase di decoro venivano riscaldati di nuovo, venivano rammolliti, applicati sul recipiente in soffiatura, e poi la soffiatura
del recipiente creava questo effetto dilatato molto bello. Si continua a conoscere la soffiatura a stampo e poi vediamo qualche esempio e ho messo qui anche le bottiglie con anello interno perché non ho ancora capito se è un decoro o qualcos'altro. Allora, il bicchiere a calice, adesso faccio una piccola panoramica delle forme per aiutarvi un po' a capire di cosa si parla. Il bicchiere a calice è questa forma che per comodità chiamiamo Easing 111, rifacendoci sempre alla tipologia di Fresina Easings del 1957, quindi un po' superata per certe fasi. È caratterizzato dal piedino a disco, un piccolo gambo e poi una coppa piuttosto ampia, di forme diverse, che è stato quasi impossibile riportare a una tipologia. Sono stati fatti dei tentativi, no, di disegnare le varie forme, di creare una tipologia, però in realtà sono tutti contemporanei e quindi non ha molto senso se non forse in un ambito molto locale, molto, se si individuasse una produzione locale si potrebbe cercare di capire se ci sono dei tipi preferiti in una località o no. Questi esemplari che ho scelto vengono dalla necropoli di Fiesole alle porte di Firenze perché sono ben conservati e quindi si prestano bene a mostrare i vari esempi. Il bicchiere a calice, come ho detto prima, sembra comparire proprio intorno alla fine del V secolo e non prima. O meglio, ci sono dei precedenti in età tardo-romana e il bicchiere a calice alto medievale è un'evoluzione di queste forme, però c'è un cambiamento, è sicuramente una forma diversa, un oggetto diverso, che è diventato a tal punto che è diventato, diciamo, un fossile guida per le fasi altomedievali di contesti di scavo. Quando troviamo i piedini, possiamo dire che siamo in una fase di fine quinto e non precedente. Qui c'è un piccolo schemino per spiegare la differenza. Le forme da cui deriva possono rientrare nella forma 109 della Easing, che però comprende dei bicchieri con piede applicato, con piede piuttosto grosso e dà ancora la caratteristica dell'orlo tagliato in tutti questi esempi. Invece il bicchierino a calice alto medievale ha due particolarità, quello di essere prodotto in un'unica soffiatura, in un unico tempo, da un'unica bolla di vetro. Quindi veniva soffiata la bolla, con il pontello si spinge all'interno la parte interiore della bolla e con le pinze si stringe e si crea il piede a disco e il piccolo gambo. Poi la canna da soffio viene staccata, si tiene l'oggetto soltanto con il pontello e con le pinze qui, una volta creata un'apertura, la si modella, la si lavora per creare la forma della coppa e l'orlo. Nei calici altomedievali l'orlo è sempre rifinito. Quindi ci sono dei cambiamenti che non hanno una motivazione, non riusciamo a capire che motivazione ci sia, è una diversa tecnica di produzione, di lavorazione, un diverso stile, una diversa concezione nel produrre gli oggetti, che probabilmente poi diventa anche una moda. Quindi vari esempi da contesti diversi di scavo, Spilamberto, questo è Castelseprio, questo è Nocera Umbra o Casteltrosino, questo viene da Trezzo in frammenti e vi fa vedere come troviamo nei contesti non tombali di solito i materiali, gli oggetti. Gli orli comunque sono sempre rifiniti, arrotondati alla fiamma con la pinza, con lo strumento, quindi non un anello ma un ingrossamento, una,
un arrotondamento del labbro. Vediamo le altre forme. Le bottiglie, ho detto prima che le bottiglie diventano molto più semplici. La tradizione tardoromana, diciamo, continua la bottiglia globulare molto semplice, continua ad essere prodotta, però si diminuiscono proprio le varianti. Non troviamo quasi più bottiglie con il piede e anche gli orli sono poco lavorati, però sempre arrotondati alla fiamma. Questo è un esemplare da San Paragorio di Noli, purtroppo di pezzi integri non ce ne sono moltissimi, quelli che vengono dalle tombe. Questa da Spilamberto è l'esempio della forma tardo antica, invece tardo romana, la bottiglia Isin 104, che è molto simile come forma, un po' più a cipolla, ma sempre l'orlo, quasi sempre l'orlo tagliato, non rifinito. Ecco, parlando ancora di decorazioni, proprio a Castel Trosino, nella tomba T, ci sono due esemplari che ci mostrano una decorazione particolare, anche piuttosto impegnativa da realizzare. Sono state soffiate dentro uno stampo, quindi queste costolature che vediamo sul corpo sono state realizzate per soffiatura e con l'aiuto di uno stampo, di una matrice. È una tecnica che i romani utilizzavano per produrre oggetti bellissimi, di alta, molto raffinati, con decori vari, con figure, eccetera. In quest'epoca invece viene utilizzata quasi esclusivamente per fare queste costolature. La matrice aperta, qui l'esempio non è, l'esempio è moderno, ovviamente questa è una matrice di metallo, però vi fa capire che la matrice per produrre questi oggetti doveva essere una specie di vaso con delle scanalature all'interno, o una matrice in più parti, ma probabilmente doveva essere così. Non sono giunte fino a noi perché dovevano essere o in legno duro, però comunque deperibili, o in ceramica, terracotta o gesso. E poi anche sulle bottiglie il decoro che si trova più frequentemente è quello costituito dai filamenti applicati, in varie forme, in vari modi, sempre piuttosto semplici. Comunque prevale la spirale. Castel Trosino, tomba 40, un esemplare al Museo di Pavia, e la bottiglia della tomba 25, di cui parleremo dopo, che ha questa particolarità del filamento applicato a spirale a partire dal fondo e poi su tutto il corpo, in vetro opaco rosso. Le bottiglie con anello interno sono ancora un piccolo mistero. La forma è la solita bottiglia globulare con il lungo collo e l'orlo in butiforme. All'interno del corpo c'è un anello rilevato. Per produrlo, per realizzarlo, si doveva utilizzare uno strumento a punta e spingere la parete verso l'interno mentre si soffiava l'oggetto. Spingerla verso l'interno, creare una specie di bolla d'aria che poi al momento del raffreddamento rimane, no? E costituisce tutto l'anello, dando anche un effetto abbastanza traslucido, iridescente. La parete poi, sempre in fase di soffiatura, viene lisciata in modo che all'esterno non si senta quasi per niente la presenza di questo anello. La motivazione di questo elemento, la funzione di questo elemento rimane ancora incerta. Potrebbe essere semplicemente una decorazione, anche se un po' complesso
richiede questo lavoro complesso che forse non giustifica una decorazione così semplice, bastava mettere un filamento all'esterno. Però le altre ipotesi, quella che l'anello potesse servire per trattenere dei residui nel momento in cui si versava il liquido dalla bottiglia, oppure che l'anello potesse rappresentare una specie di linea di misura per indicare la misura, per esempio, per miscelare due liquidi diversi. Sono delle ipotesi rimaste ancora non provate. Le bottiglie con l'anello interno si ritrovano nelle tombe longobarde, appunto a Cividale, nella tomba di Busolfo, a Castel Trosino, a Nocera Umbra, ma non solo. Un censimento di queste bottiglie ci ha portato a individuare molti frammenti anche in contesto insediativo. Più o meno dove le abbiamo cercate, le abbiamo trovate. Negli scavi di abitato ovviamente non si trova la bottiglia intera, ma si riconosce qualche frammento della parete con anello. Altre bottiglie intere in contesto tombale provengono dalla Calabria, da tombe della Calabria. Quindi, e poi questa forma continua anche nel basso medioevo in altri tipi di recipienti individuati sia in Italia che a nord delle Alpi, in Moravia e in altre località. Quindi la ricerca su questo tema continua. Le altre forme, per concludere, meno diffuse, poco presenti negli abitati, ma conosciute tramite le tombe longobarde, sono i bicchieri e le coppette a sacchetto. Un legame con le coppette a sacchetto in ceramica, appunto di cultura pannonica longobarda, è probabile. E qualche riferimento lo possiamo trovare anche nella vetreria merovingia, perché bicchierini, coppette molto piccole, anche dal fondo instabile, che vengono chiamate palm cup proprio perché sembra che debbano essere tenute in mano e non stanno in piedi da sole, si può trovare. Questi esemplari vengono dalle tombe di Nocera Umbra, sono due un pochino più globulari e due un po' più cilindriche, sono molto simili tra di loro, addirittura sembrerebbe che a due a due possano essere uscite dalla mano dello stesso artigiano. Anche qui il decoro è filamenti opachi bianchi applicati, gli orli sempre rifiniti. Rare sono forme diverse, del piattino di Casteltrosino, di cui non avevo un'immagine, abbiamo già sentito parlare, è veramente quasi unicum e bisognerà, magari ne salteranno fuori altri comunque. E a Cividale abbiamo due vasetti, due bottigliette piuttosto piccole, come forma non trovano confronti, sono molto simili tra loro, però il tema decorativo è un po' sempre lo stesso, il filamento in vetro dello stesso colore del vaso e anche poi dei filamenti opachi sull'orlo. E poi finalmente arriviamo alle nostre coppette con la decorazione a piume. Questi oggetti, a parte appunto la forma di cui si è detto, hanno la particolarità del decoro che prevede l'applicazione di filamenti in vetro opaco di colori diversi sullo stesso oggetto. Troviamo il bianco e il rosso. I filamenti venivano applicati a partire dal fondo e l'oggetto, e poi venivano stirati probabilmente con uno strumento metallico, con una punta, con una specie di uncino, con la pinza. E poi la soffiatura e
la spianatura, diciamo, dell'oggetto su una base, su marmo, su una pietra da parte del soffiatore, fa sì che i filamenti rossi e bianchi si appiattiscano e creino questo decoro a piume o il filamento bianco applicato sull'orlo e a costituire questo altro decoro si vede chiaramente che è stato applicato in una seconda fase, quindi quando l'oggetto aveva già preso la sua forma, perché vediamo che passa esattamente sopra alle piume. Come già detto, sono pochissime queste coppette, le due di Casteltrosino, non c'era Umbra nella stessa tomba, la coppetta e il corno potorio, e l'esemplare di Cividale, Santo Stefano in Pertica, che ha, mi sembra dalle immagini che ho visto, anche migliori di questa, solo il rosso, quindi la base è azzurra, il vetro azzurro di base, e poi il filamento rosso che crea il festone, non sono proprio delle piume, e poi il filamento giallo è usato esclusivamente per questo decoro sulla spalla e sul collo. I due frammenti trovati in Ghillino, Colle Santino, non si sa la provenienza, potrebbero essere da contesti tombali rimaneggiati. Anche qui abbiamo il rosso sul fondo azzurro. E poi un altro esemplare che molto importante è questo frammentario che viene da Roma, Cripta Balbi, dagli scavi della Cripta Balbi, dove sono stati individuati degli atelier, dei laboratori che producevano oggetti di gusto, di stile longobardo. E quindi ci viene quasi il sospetto, bisognerebbe fare delle analisi, magari verificare che gli esemplari di Casteltrosino possano magari uscire da questo stesso atelier. I corni potori, velocissimamente, visto che ne abbiamo già parlato, la cartina di distribuzione, appunto la tipologia nota in Italia è solo questa, il tipo quarto, che prevede anch'esso i filamenti bianchi applicati sul corpo e a volte lasciati a rilievo, a volte marmorizzati, quindi schiacciati nella parete. Altri filamenti corposi oppure gli elementi policromi. Con questo concludo, perché il tempo non è molto, abbiamo ancora le cose più interessanti da sentire, e vi ringrazio, spero di avere fatto un piccolo quadro utile a contestualizzare le forme e i decori di questi materiali. Grazie. Grazie Marina, e ringrazio soprattutto per l'interessante carrellata sulle tipologie, che non è molto semplice da riuscire a riassumere in poco tempo. E quindi adesso andiamo invece sulla parte legata al degrado del vetro direttamente con Marco Verità. Ti invito a chiudere la condizione del tuo schermo per dare modo a Marco di poter invece accedere. No, sono capace. È tolto. Ah, ok. Cosa devo fare? Ci sono? Sì, no? Tu ti vediamo. Bene, allora vabbè, grazie dell'invito. Cercherò di essere breve, perché avevo previsto alle 12 di salutarvi, ma cercherò di stare un po' di più con voi, anche perché erano cose molto interessanti. Allora passo subito alla presentazione. Diciamo, mi è stato chiesto di parlare del degrado del vetro proveniente da scavo archeologico. Ecco, non è un argomento per nulla semplice, cercherò solo di darvi qualche idea un po' fondamentale per capire perché è così complesso. Ecco, io ho studiato vetri longobardi in collaborazione con l'Università Cattolica e si trattava di perle.
sono perle policrome e se qualcuno mai vorrà approfondire qualcosa sul vetro, in questo volume che era Perle e vitre delle necropoli longobarde in Italia, c'è anche una parte che ho scritto proprio sulla natura e le caratteristiche del vetro. Il tempo a disposizione è poco, io cerco di sintetizzarvi qualcosa, anche cerco di farlo in modo semplice. Ecco, queste erano le zone di provenienza, tra cui c'era anche Castel Trosino e Nocera Umbra, di cui abbiamo sentito parlare questa mattina. Diciamo, è un periodo di, come già stato detto da Marino Uboldi, di grande riciclo. Si riutilizzava tutto, si rifondeva materiale vitreo e quindi tutto il vetro che vedete, che si trova di tipo trasparente, spesso in queste colorazioni che noi dal punto di vista tecnico definiamo naturale, cioè queste sfumature dall'incolore al verde azzurro, verde giallo, sono diciamo, chi li lavorava non aveva modo di intervenire per modificarne il colore. Lui prendeva del vetro rotto, del vetro più antico, che veniva rifuso e quello che veniva fuori, veniva fuori. Poi c'era, diciamo, quindi il lavoro del fonditore, cioè chi preparava il vetro, e il lavoro del soffiatore o di chi modellava il vetro, nel caso anche delle perle, era completamente distinto. E in questo periodo si ricicla tutto, quindi si ricicla non solo vetro trasparente, ma anche vetro opaco, che può essere bianco, opaco, giallo, oppure in vari colori, azzurro, viola, eccetera. E questo fa sì che in questo periodo la complessità della composizione del vetro sia notevole. Quindi abbiamo un vetro di base che noi chiamiamo silico calcico, che è il vetro di tradizione romana, composto prevalentemente da silice, poi da sodio, che era il fondente, da calcio, e insieme ad altri vetri che adesso cerco di farvi vedere un po' rapidamente. Questa introduzione è importante, cioè quindi dovete tenere presente questa grande variabilità di composizione, perché il comportamento poi dei vetri all'interramento, all'invecchiamento di secoli, è decisamente differenziato. Ecco, questi invece io li chiamo impropriamente, la Marina mi correggerà, colori longobardi, cioè vetri fatti quindi nel VI secolo, fine del V secolo, eccetera, aggiungendo al vetro di tipo romano dei componenti, che adesso vediamo brevemente. Quindi attenzione che noi possiamo trovare oggetti di questo tipo o colori di questo tipo sia sotto forma di vetro romano riutilizzato, rottame, rifuso, sia come vetro nuovo prodotto colorando del vetro trasparente con aggiunte particolari che cerco di presentarvi. Rosso, il vetro rosso, per esempio, tra le analisi che avevo fatto, contiene rame, ferro, può contenere o no piombo, e quindi già rispetto al vetro semplice che abbiamo visto prima, fatto di silicio, sodio e calcio, introduce delle variabili. Ogni variabile che io vado a introdurre nel vetro, nella composizione del vetro, mi modifica le sue proprietà, e una delle proprietà che viene modificata è quella che chiamiamo resistenza chimica o durabilità del vetro, cioè la capacità del vetro a resistere all'aggressione ambientale. L'ambiente ha un'importanza fondamentale nel caso del vetro per la sua conservazione. Ecco, un altro colore che chiamiamo longobardo è il bianco, bianco opaco. Qui compare verso il V secolo, per la prima volta in Italia, l'impiego dell'ossido di stagno, la cassiterite. Diciamo, per creare il bianco ci vogliono dei cristalli dispersi nel vetro. I romani usavano l'antimonio fino al IV secolo circa, e poi compare questo nuovo vetro fatto di cristalli di stagno, però
che venivano introdotti dispersi associati al piombo. Infatti si parla di calce, di piombo e stagno come materiale. Quindi, diciamo, si parla di semilavorati, cioè di prodotti che venivano aggiunti al vetro trasparente per modificarlo e ottenere, per esempio, nel nostro caso, il bianco. Anche il verde che vediamo in questa perla, che è un verde trasparente, era colorato con rame e piombo. Quindi anche qui sono stati utilizzati dei composti. Ecco, vedete che questi coloranti sono rame, piombo, stagno, cioè sono sottoprodotti dell'industria metallurgica. Da quel che mi dicevano a suo tempo, i Longobardi o i popoli del nord erano molto esperti di metallurgia, guerrafondai fin dall'inizio, e relativamente poco esperti di vetro. Quindi probabilmente utilizzavano, non avevano la capacità di aggiungere più componenti, però aggiungendo degli scarti di lavorazione del bronzo o di altri metalli, ottenevano degli effetti molto belli nel vetro, delle colorazioni molto interessanti. Il giallo è un'altra caratteristica importante. Ecco, per il giallo però era richiesto un passaggio in più. Cioè non si poteva aggiungere semplicemente stagno e piombo al vetro, ma doveva essere preparato prima un semilavorato con un processo non semplice di calcinazione, ci voleva anche un po' di silice, eccetera, eccetera, di questi prodotti fino a ottenere questo stannato di piombo, che erano questi cristalli gialli molto belli. Per dirvi, i romani invece usavano per il giallo, avevano una gamma completa di gialli che andava da un giallo verde, che è quello stannato di piombo, fino al giallo caldo dell'antimoniato di piombo. Questa è un'immagine di una sezione di una perla gialla dove si vede appunto questi cristalli, queste masse di stannato di piombo dispersa in una matrice vetrosa. Qui è solo per mostrarvi i due semilavorati, la calce di piombo e stagno usata nel bianco, dove il rapporto tra stagno e piombo è di circa 1 a 2, 2 a 1, scusate, 2 una parte di piombo, e i gialli che avevo analizzato a suo tempo da provenienza delle varie tombe longobarde, dove il rapporto è invece di 7 parti, molto più piombo e meno stagno. È un processo per niente semplice di creare questi cristalli che verranno poi anche riscoperti dai veneziani e chiamati anime. Ecco, veniamo invece al tema che mi è stato chiesto, di parlare dell'alterazione. Ho dovuto fare questa introduzione per spiegarvi che, essendo diversi vetri, ci aspettiamo situazioni diverse poi nel manufatto policromo. Ecco, questa è una perla semplicemente di vetro blu. Quando vedete il blu è sempre rifusione di vetro romano, cioè i Longobardi non avevano accesso al colorante del vetro blu, che era il cobalto, e quindi tutto quello che c'è di blu negli oggetti longobardi è riciclato da materiale romano. E questa è una corrosione che normalmente si definisce omogenea, cioè la superficie è completamente coperta da materiale iridescente, che è poi vetro alterato, e la vera natura del vetro originale la vediamo dove questo materiale si scaglia. Questo è un ingrandimento al microscopio ottico dello strato alterato, e caratteristica di questo materiale è la sua fragilità. Non è più vetro, è una specie di gel di silice estremamente friabile, che rende il materiale opaco, che va dal bianco al giallastro, a volte il nero anche, perché queste, lo vediamo forse meglio nella diapositiva successiva. Ecco, vedete come tende a sfogliarsi questo materiale, e addirittura se noi facciamo una sezione dello strato alterato troviamo delle lamelle sovrapposte, sembra la foto di un libro visto in sezione, sovrapposte una all'altra, dove si infiltra di tutto il materiale, sia che può consolidare questi strati, sia che può renderli ancora più friabili.
Ecco, quindi noi, quello che penso sia importante, la maggior parte credo degli ascoltatori, se ne è rimasto ancora qualcuno, sono restauratori, è importante, e quindi anche gli archeologi volevo invitare a riflettere su questo aspetto, che la superficie originale non è più nel vetro, ma si trova in questo strato alterato. Quindi in questo caso, per esempio, la superficie originale si trovava dove c'è questa linea nera, ma se noi rimuoviamo facilissimamente questo strato, perché è estremamente fragile, noi ci troviamo con una nuova superficie a circa mezzo millimetro più sotto e abbiamo perso l'informazione contenuta in questo strato. Ecco, questo non vuol dire che non bisogna farlo, non è compito mio, però io intendo segnalarvi, penso che sia una... motivo di riflessione proprio per la conservazione e il restauro, anche per, come dire, il recupero dei manufatti vitrei dal terreno e poi la loro conservazione e il restauro e il consolidamento eventuale. Questo è un altro esempio di una situazione estremamente, cioè il materiale rosso è diventato giallo, eccetera. Ecco, vedete il nero qua quando ci sono infiltrazioni in superficie. Arrivando poi all'alterazione, può essere eterogenea, cioè per punti. Questo è un fatto molto comune, perché dove ci sono delle scagliature, dei punti, delle abrasioni che ha subito il manufatto, la perla, eccetera, lì l'aggressione può diventare molto più efficace, quindi non abbiamo un'alterazione omogenea, ma per punti. Poi è un'alterazione per tipo di vetro. In questa perla vedete il bianco che è stato praticamente crivellato dalla corrosione per punti, rosso e blu che si sono comportati più o meno bene senza avere evidenti alterazioni. Possiamo trovare materiali identici, tra virgolette, questo è Voltago, questo è Trezzo d'Adda, dove il rosso si è comportato bene in tutte e due le situazioni, il bianco a Voltago si è conservato molto bene, e lo stesso grosso modo materiale, perché mi ricordo che era calce di piombo e stagno, è molto alterato nel caso di Trezzo d'Adda. Dipende proprio anche dall'interramento, dipende dal pH della soluzione con cui sono stato in contatto. Quando c'è piombo, per esempio, l'ambiente acido, anche leggermente acido, diventa aggressivo nei riguardi del vetro, mentre il vetro solido calcico è molto resistente all'ambiente acido. Un altro esempio del giallo ben conservato, questa volta a Trezzo d'Adda, e dove il bianco invece è stato alterato, e del giallo completamente alterato a Castel Trosino. Ecco, questo è un caso anche fortunato, perché a volte troviamo solo l'impronta del vetro rosso di quello che era il materiale giallo preesistente. Qui il bianco si è conservato bene e qui il bianco è attaccato per punti. Quindi capite la complessità dell'alterazione del vetro in ambiente archeologico. Un altro fenomeno di cui volevo un attimo accennarvi è il fatto che il vetro, quando abbiamo situazioni di policromia, i vetri o sono stati studiati per stare assieme oppure presenteranno dei problemi. I problemi derivano dalla diversa dilatazione termica di vetri che hanno composizioni diverse. Quindi in questo caso, per esempio, questo che era un vetro trasparente, di colorazione naturale, si è trovato evidentemente in trazione rispetto al rosso e si è disgregato, cosa che può essere avvenuta un anno, 10 anni, 100 anni dopo che l'oggetto era stato, il manufatto era stato fabbricato. Però, come dire, la compatibilità tra i due vetri non era stata studiata. Diciamo, chi lavorava le perle con la policromia doveva avere dei sistemi, sicuramente empirici, per verificare che i vetri, il giallo, il rosso, il trasparente, il bianco, eccetera, potessero essere lavorati allo stesso tempo. Spero che questo concetto vi sia chiaro. Ecco, e troviamo poi gli oggetti di cui abbiamo già sentito parlare, dove troviamo delle impronte, qui c'era un altro vetro di cui non sappiamo, almeno io non so quale fosse il colore, che è completamente scomparso. Qui può essere stato l'effetto della
composizione chimica, ma anche delle tensioni e un attacco differenziato tra il rosso e il giallo o che altro colore si trovava in questa zona. Però questo giallo sopra, per esempio, è perfettamente conservato. Questo può essere perché il giallo ha meno tensioni quando si trova posizionato sulla bocca del contenitore rispetto a questa zona, ma può essere che qui sia stato usato un giallo all'antimonio romano riciclato e qui è stato usato invece un giallo allo stannato di piombo di produzione, diciamo, longobarda. Ecco, questo l'abbiamo già visto e io ho finito. Grazie Verità, Marco Verità. Devo essere sincera che ogni volta, diciamo, queste spiegazioni sembrano semplicissime, sono estremamente chiare. Quando poi si arriva appunto sull'oggetto e ci si trova magari proprio in contesto di scavo, per esempio, nel quale tante volte quando noi troviamo un vetro in realtà sembra quasi un sasso, cioè si perde la sua trasparenza, si perdono tutte quelle caratteristiche che noi magari invece possiamo riscontrare in un museo. L'attenzione nel prelievo e l'attenzione quindi nelle fasi proprio di prima movimentazione sono sicuramente delle fasi estremamente importanti per poi aver modo di studiare tutto lo spessore dei frammenti e soprattutto anche perché proprio queste fasi di alterazione della superficie ci possono permettere di trovare poi una ricerca degli attacchi, fare una ricerca degli attacchi più semplice. E quindi ti ringrazio veramente tantissimo per questo tipo di intervento e passo la parola direttamente invece a Giulia Toppan per l'intervento eseguito sui vetri di Castelfrosino. Eccoci. Allora. Ok. Dovreste vedere il desktop. E adesso. Vedete la presentazione? Sì, si vede la presentazione. Perfetto. Allora, iniziamo. Buongiorno a tutti. Io sono Giulia Toppan, una restauratrice, e oggi tratterò della parte relativa all'intervento di restauro di questi tre manufatti in vetro policromo provenienti dalla necropoli di Castelfrosino e ora appunto conservati ed esposti al Museo dell'Alto Medioevo di Roma. Quello che vi esporrò è parte della mia tesi, svolta presso l'Istituto Centrale del Restauro. La tesi aveva due obiettivi in particolare. Il primo era quello di testare delle tecniche di integrazione del vetro poco invasive e reversibili che sono state sviluppate al Corning Museum of Glass e sono ancora poco conosciute in ambito nazionale. Il secondo obiettivo è stato quello di avviare una sperimentazione per la ricerca di materiali stabili e con un buon rapporto qualità-prezzo per eseguire le integrazioni. Siccome il lavoro è ingente e il tempo è poco, mi focalizzerò sulla parte relativa al vero e proprio restauro e quindi all'applicazione di queste nuove metodologie. Questi sono i tre reperti, due bicchieri e la bottiglia, che presentano una eccezionale decorazione policroma, che viene però interrotta dalle numerose lacune del materiale. I tre oggetti sono stati scelti perché si sono reputati adatti per uno studio sulle tecniche di integrazione, sia dal punto di vista della ricostruzione della forma che dell'integrazione pittorica delle decorazioni. Ecco, della necropoli si è già parlato, ma volevo un attimo contestualizzare la provenienza degli oggetti. La necropoli si trova su un pianoro in località Santo Stefano, poco distante da Castelfrosino,
che, come hanno già detto, era un importante piazzaforte sulla via Salaria, che venne conquistata dai Longobardi nel 578. Le tombe da cui provengono i tre reperti sono datate al VII secolo e quindi sono di probabile pertinenza longobarda. La bottiglia è stata rinvenuta nella tomba 25, che conteneva i resti di un bambino ed era e costituiva l'unico elemento di corredo collocato presso i piedi. Il bicchiere giallo invece faceva parte del ricco corredo della sepoltura femminile della tomba 7, che era costituito oltre che dal bicchiere anche da fibule, collane e altri oggetti di ornamento. Il bicchiere a sacchetto azzurro invece appartiene alla tomba R, non localizzata, che fa parte di quella cinquantina di inumazioni che vennero scavate appena dopo la scoperta della necropoli e di cui furono purtroppo mescolati corredi. Negli anni successivi un attento riesame della documentazione ha permesso di attribuire alla sepoltura elementi di corredo femminile che consistono, oltre al bicchiere, anche a vari gioielli. Parlando di morfologia, la bottiglia è caratterizzata da un corpo globulare e un collo allungato e appartiene al tipo di forma chiusa più diffusa del VI-VII secolo, facendo fa riferimento ad esemplari in uso in Italia già dal IV secolo, caratterizzati però, come vedete nella foto nel disegno a destra, da dei colli più tozzi. I due bicchieri invece, insieme all'altro esemplare conservato al Museo Archeologico di Cividale del Friuli e ai frammenti provenienti dalla necropoli di Nocera Umbra, sono dei rarissimi esempi di bicchiere a sacchetto, una forma che deriva con molta probabilità dalle forme delle coppe fitte di pannoniche che vennero introdotte in Italia dalle popolazioni germaniche. E sono quindi è una forma che è indice del ruolo importante svolto dai Longobardi nella penisola, perché erano stati capaci di influenzare la produzione locale con i loro gusti e le loro tradizioni. Riguardo alle tecniche esecutive e decorative, i manufatti sono realizzati tramite soffiatura libera, come dimostrano l'irregolarità delle forme e la traccia del pontello. Se ne è già parlato, lo ripeto un attimo, in epoca alto medievale la policromia veniva ottenuta generalmente tramite l'applicazione di filamenti di colore contrastante con il vetro di base e come avviene appunto per la bottiglia, che presenta questa decorazione a filamento di colore rosso molto ben conservata sul fondo e sul collo. Questo perché probabilmente il filamento era stato avvolto intorno al bolo prima della soffiatura del recipiente, come viene testimoniato dalla traccia del pontello che si trova al di sopra del motivo decorativo, dal filamento che è quasi scomparso in corrispondenza del corpo, maggiormente dilatato dal processo di soffiatura, e dall'andamento delle bolle, che seguono la stessa direzione sia nel vetro di fondo che nei filamenti. I due bicchieri rispetto alla bottiglia presentano una decorazione ancora più elaborata, che era stata ottenuta tramite applicazione di filamenti di vetro rosso e bianco, poi tirati a caldo in direzioni opposte e alternate, creando questo cosiddetto motivo a piuma. Nonostante il contesto di provenienza sia lo stesso, i tre reperti presentano delle differenti situazioni di alterazione delle superfici. Il bicchiere azzurro e la bottiglia sono in uno stato conservativo complessivamente buono, con un principio di lisciviazione localizzato e un leggero fenomeno corrosivo delle superfici. Il bicchiere giallo, invece, si trovava in condizioni più precarie, con depositi di corrosione bianchi polverulenti e altri di colore bruno interpretabili come sali di manganese. L'analisi al microscopio digitale ha messo inoltre in luce la netta differenza di spessore
tra il vetro della decorazione e quello giallo di base che si trova sotto livello. Questa è una discontinuità superficiale che si può imputare a una corrosione differenziale del materiale vetroso, in cui il vetro di fondo meno durevole del vetro rosso ha subito una trasformazione in silice idrata, che ipotizziamo sia stata asportata durante una precedente operazione di pulitura e che ha messo in luce questa scabrosità che è tipica del vetro sottostante agli strati di alterazione. Ecco, prima dell'intervento di restauro è stata realizzata la documentazione fotografica e grafica CAD dei reperti. È stata svolta anche una ricerca di archivio che ha permesso di reperire le schede conservative degli interventi di restauro precedenti, che sono stati eseguiti sempre dall'Istituto Centrale del Restauro tra il 1983 e il 1986. Sono quindi stati messi a punto dei progetti di restauro mirati, tenendo conto delle diverse caratteristiche degli oggetti, ponendo tuttavia come obiettivo comune la loro ricostruzione con metodologie che sono state sviluppate al Cornell Museum of Glass e sono poco invasive e garantiscono la reversibilità del restauro. Nel caso del bicchiere giallo, che è caratterizzato da degli spessori molto sottili ed omogenei, si è previsto l'utilizzo di fogli di paraloid B72 colorato e ritagliato seguendo la forma delle lacune. Si è ipotizzato l'utilizzo di questa resina acrilica perché risulta meno rigida delle resine epossidiche comunemente usate nel restauro del vetro, ma soprattutto perché è contraddistinta da una migliore fotostabilità, che potrebbe evitare la necessità di un nuovo restauro nel giro di pochi anni. Per il bicchiere azzurro non era possibile un'integrazione con metodo indiretto, perché possiede degli spessori maggiori, ma soprattutto variabili, ed è stato quindi progettato il risarcimento tramite il metodo cosiddetto dei detachable fills, una tecnica ideata dal restauratore Steven Kubb che prevede il risarcimento delle lacune tramite delle integrazioni rimovibili in resina. La tecnica è poco invasiva perché, a parte l'iniziale realizzazione delle lacune, dei positivi delle lacune in gesso, permette poi di eseguire tutte le altre operazioni senza che vi sia contatto con il vetro originale e consente di incollare i frammenti con un adesivo reversibile. Nel caso della bottiglia, che presenta una situazione più variegata con grandi differenze di spessore tra collo e corpo, sono state utilizzate entrambe le tecniche. Ok, iniziamo dal bicchiere giallo. La prima operazione che è stata eseguita è stata quella di rimuovere i vecchi incollaggi che presentavano dei frammenti non perfettamente collocati. La rimozione degli incollaggi che sapevamo essere in resina epossidica e quindi insolubile dopo la polimerizzazione è possibile solo con l'impiego di solventi come il cloruro di metilene, altamente tossico ma capace di rigonfiare la resina. Per evitare l'utilizzo di un solvente così tossico, e penso neanche più in commercio, tramite il triangolo interattivo dei solventi e delle solubilità è stata formulata una miscela a bassa tossicità che possiede lo stesso potere solvente del cloruro di metilene e che è stata applicata tramite impacco e ha permesso di rimuovere gli incollaggi senza arrecare alcun danno ai frammenti e all'operatore. L'intervento di pulitura ha previsto la rimozione dei depositi più compatti con il bisturi
e successivamente l'asportazione dei prodotti polverulenti con una miscela di etanolo e acetone. I frammenti sono stati poi incollati a partire dal fondo con una miscela di paraloid B72 diluita al 40% in acetone in modo da garantire la reversibilità dell'incollaggio. Come avevo già anticipato, appunto, le integrazioni sono state eseguite tramite metodo indiretto con fogli di paraloid. Questi fogli sono stati realizzati impiegando una miscela di paraloid B72 al 30% in etanolo e acetone in un rapporto 60-40, colorata con i coloranti per vetro Vitrail della marca Ebbio e opacizzata tramite l'aggiunta di microsfere di vetro piene. Questa miscela è stata quindi versata all'interno di piccole vaschette in polipropilene e chiusa all'interno di un contenitore per almeno 48 ore. In questo caso è stata utilizzata una piastra Petri in vetro per chiudere queste vaschette. Questo procedimento è essenziale per riuscire ad ottenere dei fogli di resina privi di bolle perché rallenta l'evaporazione del solvente. Le lastrine di paraloid sono quindi state ritagliate seguendo il perimetro delle lacune che era stato precedentemente inciso su un foglio di cera in modo da evitare il più possibile il contatto con le superfici originali. L'adesione poi delle integrazioni al vetro è stata effettuata tramite una leggera bagnatura del perimetro con l'acetone. Una volta restituita la continuità al corpo del bicchiere, si è andata a colmare anche la discontinuità della decorazione. Dopo varie prove sono stati selezionati gli acquerelli, che si sono riusciti ad applicare anche sulla superficie poco porosa della resina, aggiungendo poche gocce di fiere di bue e limitando al massimo la loro diluizione in acqua. Il ritocco è stato eseguito tramite la tecnica del puntinato, solo dove vi era certezza dell'andamento della decorazione, ed è poi stato protetto con una vernice per ritocco. Queste sono due viste del bicchiere, prima nella parte sopra e dopo il restauro. Il bicchiere azzurro invece presentava un incollaggio ancora resistente ed esteticamente valido. Tuttavia si è resa necessaria la rimozione degli incollaggi per permettere la realizzazione delle integrazioni rimovibili. Il rigonfiamento della resina epossidica è stato effettuato anche in questo caso tramite impacchi di miscela sostitutiva del cloruro di metilene. Sono stati quindi realizzati i positivi delle lacune in gesso, in primo luogo effettuando un montaggio provvisorio del bicchiere e sigillando le lacune dall'interno tramite un foglio di cera. È stato quindi colato il gesso e una volta indurito i pezzi sono stati rifiniti e resi lucidi per conferirgli una texture simile a quella del vetro. A questo punto bisognava calcare la forma dei positivi in gesso e come vedete nella prima foto è stato utilizzato uno spago in cotone fissato al gesso. Forse non si nota molto dalla foto, ma è quella, lo spago a forma di U rovesciata. E questo appunto spago è stato fissato al gesso per riuscire ad inglobare tutto il pezzo all'interno del silicone e allo stesso tempo riuscire a creare i fori di entrata della resina e di fuoriuscita dell'aria. Le vaschette di colata sono state assemblate con dei mattoncini Lego perché permettevano di volta in volta di modificare le dimensioni delle pareti adeguandole al pezzo da calcare e a completa polimerizzazione del silicone gli stampi sono stati tagliati
per consentire l'estrazione del positivo in gesso e risigillati per permettere l'inserimento della resina epossidica. È stata utilizzata la resina epossidica Plexifluid della marca Prochima, che è stata selezionata nel corso della sperimentazione ed è stata colorata con i coloranti Vitrail, marca Bebeo, e anch'essi selezionati per la buona stabilità che hanno dimostrato durante i test di invecchiamento. L'impiego di questa tecnica non è risultato sempre facile, infatti i primi tentativi di integrazione non sono andati a buon fine a causa delle bolle rimaste inglobate all'interno dello stampo. Sono state eseguite diverse colate all'interno degli stessi stampi prima di riuscire ad ottenere dei pezzi perfetti. Questi insuccessi hanno un attimo messo in luce i limiti del silicone opaco che non permette il controllo durante l'inserimento della resina. I frammenti in vetro sono stati poi puliti con una miscela di etanolo acetone e poi sia i frammenti vitri che quelli realizzati in resina epossidica sono stati incollati con il paraloid B72, sempre al 40% in acetone. Anche in questo caso è stata restituita la continuità della decorazione tramite puntinato, con la stessa modalità di intervento che vi ho già illustrato per il bicchiere giallo. E queste sono due viste del bicchiere prima e dopo l'intervento di restauro. Per la bottiglia è stato fatto un ragionamento più complesso, in quanto si è deciso di integrare il collo più spesso con il metodo delle integrazioni rimovibili, mentre il corpo più fine con il metodo indiretto di fogli di epossidica. La prima operazione è stata sempre quella di rimuovere gli incollaggi, per quel momento solo quelli del collo, e le integrazioni strutturali del precedente restauro che risultavano fortemente ingiallite. La realizzazione dei positivi in gesso ha reso necessario il montaggio provvisorio del collo per mantenere in posizione i frammenti durante l'esecuzione delle colate in gesso. In questo caso la presenza di una grande lacuna in corrispondenza del collo ha posto dei problemi per la creazione di un unico positivo in gesso che era impossibile da ottenere data la complessità della forma e che quindi è stato suddiviso in 7 pezzi successivamente rifiniti e resi lucidi. Per calcare i pezzi, semplificando il procedimento già eseguito per il bicchiere, è stata utilizzata una gomma siliconica trasparente che ha consentito di verificare l'introduzione della resina accertandosi dell'assenza di bolle d'aria. Anche in questo caso è stata utilizzata la resina epossidica Plexifluid colorata con i coloranti Vitrail. L'utilizzo di questo silicone trasparente ha permesso effettivamente di ottenere delle buone integrazioni alla prima colata. I pezzi in resina, quelli pertinenti alla grande lacuna del collo, sono stati uniti tra loro tramite la stessa resina epossidica e a completa polimerizzazione della resina l'integrazione è stata rifinita con mezzi meccanici e con la microsabbiatrice per omogenizzarla. Per riconferire poi trasparenza è stato applicato un fine rivestimento di resina su entrambe le superfici. Successivamente sono stati rimossi anche gli incollaggi del corpo e la pulitura delle superfici è stata effettuata rimuovendo i residui di adesivo e bisturi, a bisturi e i residui polverulenti sempre con una miscela di etanolo e acetone. Sono stati poi incollati i frammenti del corpo montandoli progressivamente dal fondo con la miscela di paraloid B72 al 40% in acetone.
Le integrazioni indirette del corpo sono state realizzate con lo stesso procedimento adottato per il bicchiere giallo, con la differenza che il foglio è stato ottenuto tramite la resina epossidica plexifluid, la stessa utilizzata per effettuare anche le integrazioni del collo. Il foglio è stato prelevato dalla vaschetta quando presentava una consistenza tale da poter essere maneggiato, rimanendo allo stesso tempo un po' flessibile per essere ritagliato con più facilità. È stato quindi inciso il contorno della lacuna sulla lastrina perché fungesse da guida per il ritaglio. E una volta raggiunta la forma desiderata, le integrazioni sono state incollate al corpo della bottiglia tramite la miscela di paraloid al 40%. Terminato il risarcimento del corpo della bottiglia, è stato quindi possibile procedere con la ricomposizione dell'intero manufatto, incollando i frammenti del collo, sia quelli vitrei che quelli ottenuti in resina epossidica, con la miscela di paraloid B72. L'ultima operazione ha previsto il ritocco pittorico appuntinato effettuato ad acquarello come per gli altri due oggetti. In questo caso, siccome la decorazione era in parte scomparsa, una differente diluizione degli acquerelli ha permesso di creare dei ritocchi cromatici più o meno coprenti a seconda delle necessità. Questa è la bottiglia prima e dopo l'intervento di restauro. Questi sono i tre manufatti a confronto dopo il restauro e che possiamo dire che i risultati che abbiamo ottenuto sono stati molto soddisfacenti perché sono andati ad integrare gli oggetti sia nella forma che nel colore, tutto nel completo rispetto della materia originale. E poi inoltre, diciamo, nell'impiego delle diverse tecniche si è posta molta attenzione ad evitare per quanto possibile l'impiego di solventi tossici, escludendo ahimè le resine epossidiche che per ora non hanno un valido sostituto in questo campo, e si è cercato poi di apportare delle migliorie alle tecniche come il silicone trasparente che ha semplificato notevolmente la realizzazione delle integrazioni rimovibili. Grazie per l'attenzione. Grazie Giulia per questa presentazione. Ovviamente questa è una parte di soltanto una parte della tesi di Giulia, non c'era la possibilità ovviamente di spiegare tutta la parte di sperimentazione che è stata fatta a monte ovviamente dell'intervento di restauro, nel quale sono state testate e confrontate le varie numerose, ecco, diciamo, tipologie di resine e anche di coloranti. Per il quale poi, insomma, per questo vi invito sia a poter eventualmente consultare la tesi di Giulia, sia poi a breve, insomma, uscirà anche un estratto della sua tesi e che quindi potete consultare. Se ci sono domande, questo è il momento per poterlo fare. C'era una domanda in realtà prima su la tipologia di vernice utilizzata a fine del ritocco pittorico. Vuoi sì. rispondere tu? In realtà Roberta Bollati ha già risposto nella chat, sì. Però forse se vuoi rispondere. È stata utilizzata la vernice da ritocco sur fan della Lefranc Bourgeois. Sì, risposto sotto alla domanda. Sì. E poi c'era un'altra, diciamo, domanda mentre stavi mandando il PowerPoint, di rimandare indietro di una slide, però penso che fosse la penultima slide, forse. La rimetto? Non sto cercando di nuovo, perché adesso stanno arrivando i complimenti per il lavoro. Puoi rimettere la foto di prima? Io, quando ho letto il commento, era praticamente la penultima slide del tuo... Ok, allora... della tua presentazione.
E un'altra domanda è che cosa hai utilizzato per, cioè se hai utilizzato il gesso dentistico per l'integrazione delle ho utilizzato persone, il gesso dentistico. Non ho capito, ho utilizzato, scusa, che gesso ho utilizzato? Che gesso hai utilizzato e con cosa l'hai lisciato? Allora, ho utilizzato gesso dentistico perché effettivamente è il gesso più tenace che avevamo a disposizione. In certi casi, invece di miscelarlo ad acqua, per le forme più complicate l'ho miscelato con del Primal, cioè al posto dell'acqua ho utilizzato del Primal B60A al 5% in acqua. Quindi al posto dell'acqua è stato utilizzato Primal disciolto al 5%. E lisciato, in realtà non l'ho lisciato, l'ho semplicemente versato all'interno della lacuna, l'ho lasciato indurire e poi l'ho rifinito successivamente con delle carte abrasive, sempre, a grana sempre più fine. Un'altra domanda è se hai avuto dei problemi nel momento dell'incollaggio con il paraloid, se ha lasciato delle piccole bolle d'aria all'interno delle rime di frattura. Sì, il paraloid effettivamente per evaporazione del solvente lascia sempre delle bolle all'interno delle fratture. Quindi diciamo che per manufatti archeologici può essere utilizzato perché non va esteticamente a compromettere, diciamo, il risultato finale. Forse in un oggetto storico e in colore sarebbe un po' fastidioso l'effetto dell'evaporazione del paraloid, però nel nostro caso devo dire che ha funzionato bene. Bisognerebbe fare delle prove, penso che vari molto a differenza dell'oggetto. Comunque bisogna utilizzare sicuramente un paraloid concentrato, il più possibile concentrato, ecco, per evitare che poi questa evaporazione crei troppa bollosità, troppe bolle. Un'altra domanda? Laura, solo a tornare indietro ai positivi in gesso, più persone chiedono, al di là della lavorazione proprio della forma, con che sia stato rifinito e lucidato superficialmente, visto che poi il silicone prenderà quell'impronta, quella superficie, che quindi quella del gesso tal quale risulterebbe troppo porosa, no? Quindi hai lavorato anche in quella direzione. Come l'hai fatto? Un attimo la slide. Sì, beh, non ci sono immagini effettivamente di questo. Allora, sì, appena... Scusate, eccolo qua. Allora, i pezzi in gesso, appunto, sono stati poi lucidati con diversi step. Il primo step è stato quello di immergerli all'interno di una miscela di paraloid al 15% in acetone, fino a che, appunto, quando immergi il materiale poroso all'interno di una miscela, cominciano a comparire delle bollicine. Ecco, io l'ho lasciato finché queste bollicine appunto non smettevano di prodursi all'interno della miscela di paraloid. E poi gli ho utilizzato a pennello una resina da ritocco, però non mi ricordo bene come si chiama, ma la cerco. Perché effettivamente abbiamo dato tantissimi materiali e ricordarseli tutti non è semplice. Nel frattempo, se volete andare, se volete intanto continuare, io intanto cerco. Nel frattempo, intanto posso rispondere ad Angela Ruta che fa appunto come domanda, chiede se era stata presa in considerazione, cioè come mai non era stata presa in considerazione il rilievo laser scanner per la riproduzione delle integrazioni con stampa 3D. In realtà questa è stata una delle prime parti della tesi, non spiegata in questa presentazione da Giulia, ma in realtà appunto l'idea iniziale proprio della tesi era quella di poter mettere a punto dei sistemi che permettessero la minor manipolazione possibile dei reperti vitrei, ipotizzando la possibilità di mettere a punto dei sistemi che poi potessero essere comunque anche adottati su quei vetri che hanno delle condizioni conservative molto più
diciamo delicate rispetto ai tre vetri di Casteltrosino. Quindi abbiamo, Giulia ha eseguito una prima parte di scansione comunque sia del manufatto attraverso una mappatura fotografica molto precisa e una ricostruzione 3D. Ha lavorato moltissimo con una serie di programmi e di software per l'elaborazione delle lacune. A quel punto sono stati stampati dei positivi, diciamo, della lacuna stessa, sul quale poi sono stati eseguiti degli ulteriori calchi. Il problema è che ci siamo resi conto che in questa fase, e anche vabbè, nella fase ovviamente di una tesi di laurea che poi ha un tempo insomma, limitato, è sicuramente una possibilità notevole, che però deve essere sviluppata anche attraverso l'aiuto di chi possa fare una modellazione 3D abbastanza buona, in quanto comunque gli spessori del vetro sono molto variabili e quindi proprio per questa tipologia poi abbiamo deciso un pochettino di non approfondire continuamente questa fase e invece andare sul proprio la parte di integrazione in gesso e poi del calco di questa integrazione in gesso. E Giulia, ti sei per la risposta? Sì. Allora, nel frattempo, sì. Allora, come dicevo, sono stati prima immersi in una miscela di paraloid B72 al 15% in acetone. Successivamente lasciati asciugare e sono stati rifiniti con il passaggio di due mani di lacca chiara, Clarlac si chiama, numero 2241 della Lucas Farben. In realtà era una lacca che avevamo a disposizione in istituto, io ho utilizzato quella, ma penso che qualsiasi vernice da ritocco, qualsiasi lacca vada bene. Poi, insomma, la texture che poi si darà al gesso deve dipendere ovviamente da com'è l'oggetto. Se è un oggetto più poroso, magari si eviterà di eseguire una lucidatura, insomma, troppo accentuata dei frammenti. Cioè, dipende molto anche dall'oggetto. Poi ci sono altre due domande sulla parte, cioè tre domande relative alla parte restauro e poi una domanda che, di cui invece forse dobbiamo chiedere a Marino Boldi. E, per quanto riguarda la bottiglia, come mai è stata effettuata l'integrazione con un foglio di plexifluid invece di un foglio di paraloid? Sì. Sì, perché ovviamente erano già state fatte le integrazioni rimovibili del collo con la stessa resina epossidica, quindi era brutto utilizzare due materiali differenti per risarcire lo stesso oggetto. Quindi per una, diciamo, continuità è stato utilizzato invece che il paraloid, è stata utilizzata la resina epossidica. E poi nelle foto si sono evinte nelle fasi di incollaggio sia il nastro viola, cioè in realtà è un nastro blu, e sia dei ponti di metallo. Come mai li hai utilizzati, se sono efficaci e se effettivamente, e con che cosa per esempio i ponti di metallo sono stati applicati sulla superficie vitrea? Allora, li ho utilizzati perché avevo notato che lo scotch non era abbastanza resistente per mantenere tutto l'oggetto fermo, perché ovviamente questo montaggio provvisorio viene eseguito perché poi tutto deve coincidere, quindi non si toglie finché tutte le lacune sono state colmate con il gesso. I ponti appunto garantiscono una stabilità e vengono fissati al vetro con dei piccoli punti di ciano acrilato che poi sono facilmente rimovibili con il bisturi, ovviamente non esagerando, mettendo dei piccoli puntini e solo su vetri che sono ben conservati, cioè in questo caso ce lo potevamo permettere, nel caso di un bicchiere giallo no. Veronica Collina chiede se la plexifluid, sulla plexifluid sono state fatte delle prove di invecchiamento e sì, abbiamo già spiegato che proprio la scelta della plexifluid si è vinta da una comparazione di prove di invecchiamento
effettuate nella parte sperimentale della tesi di Giulia, e messe ovviamente a confronto anche con le normali resine utilizzate per il restauro del vetro, quindi con la Ixtal principalmente, che risulta essere piuttosto onerosa come spesa, come resina, e anche per esempio la Ralvite 2020, che viene utilizzata ma che dà un viraggio cromatico anche in breve tempo. E quindi la Plexiflud ha dato dei risultati ottimali proprio per quanto riguarda la trasparenza e l'invecchiamento, la miscelazione con altri coloranti e soprattutto anche un costo estremamente basso rispetto e una reperibilità più semplice in campo europeo, e di proprio per questi motivi poi è stata utilizzata nell'intervento di restauro. E che tipo di analisi chimiche sono state effettuate sugli oggetti e quali erano i risultati? Allora, analisi chimiche che abbiamo effettuato sono state la fluorescenza a raggi X e la diffrazione a raggi X. Quello che possiamo dire è che la colorazione rossa delle decorazioni è stata ottenuta tramite rame. Ora non sappiamo se come sotto forma di ossido rameoso, quindi cuprite, o se sotto forma di rame metallico, però sono state rintracciate degli ossidi di rame. Mentre per quanto riguarda la decorazione del filamento bianco opaco, l'analisi di diffrazione a raggi X ha evidenziato la presenza di antimoniato di calcio utilizzato come opacizzante. Chiedono invece, nelle slide precedenti, ma presumo nelle slide mandate da Marino Boldi, presumo però, non so, Carla Lai, dimmi se sto sbagliando nell'interpretazione, alcuni manufatti che sono particolarmente frammentari sono posizionati su delle forme di colore grigio. Che tipo di materiale è? Quello è un materiale di restauro, però non penso che possiamo rispondere, almeno io non posso rispondere sulla tipologia di materiale in quanto il restauro non è stato effettuato da noi. È però un materiale soltanto di supporto sul quale poi sono stati fatti aderire i frammenti per ridare una forma. Non so se qualcuno però sa effettivamente la tipologia di materiale utilizzato. Ok. E per quanto riguarda invece una precisazione, la tesi di Giulia è consultabile all'interno della biblioteca dell'ICR, adesso abbiamo riverso la S, e quindi dell'ICR è consultabile e potete andare direttamente lì. Non so se attualmente è già aperta la biblioteca per i problemi del Covid. Altre domande, vediamo. Come si chiama la resina utilizzata in America? Penso che Serena tu ti riferisca alla Ixtal. Ok, Francesca Capanna appunto dice che non è possibile ancora accedere alla biblioteca dell'istituto. E non sono consultabili online le tesi dell'istituto, ma solo direttamente in loco. Per completezza, molto dimmi. Scusa, il nome della resina Ixtal con un H davanti, NYL maiuscoli 1. Per chi non la conosca, ma penso più la maggior parte dei restauratori la conosce e l'ha usata. Nei vetri molto degradati che non consentono incollaggio provvisorio, come interviene per metterli in posizione? Sto parlando con me, sì. Allora, ho dei giallo, il problema non si è posto perché io non ho effettuato un montaggio provvisorio. Nel senso che il fatto di utilizzare il paraloid consente di incollare i frammenti
a partire da, o dal fondo o dall'orlo e quindi continuare consecutivamente. Mentre tante volte, quando viene utilizzata la resina epossidica, si svolge prima il montaggio provvisorio e poi si infiltra l'epossidica. Nel nostro caso, appunto, visto che è stato utilizzato il paraloid, non è stato necessario un montaggio preliminare. Quindi non si è posto il problema. E di solito si fa, se capita di doverlo usare, si usa uno scotch e individuare uno scotch che presenti un adesivo non troppo aggressivo. Così, purtroppo, sono le uniche soluzioni per ora. Allora, per quanto riguarda i materiali integrativi, paraloid e plexifluid, la differente scelta nei tre oggetti è stata dettata dalla lavorabilità o dalla risposta all'invecchiamento? Allora, in questo caso è stata dettata dall'utilizzo della tecnica, nel senso che per i manufatti che abbiamo integrato con il metodo delle integrazioni removibili, il fatto di dover colare una resina all'interno di uno stampo chiuso ci ha obbligato a utilizzare una resina epossidica. Quindi, per questo, cioè il paraloid può essere utilizzato soltanto se si fanno integrazioni indirette, non può essere colato all'interno di stampi chiusi. La resina epossidica consente di effettuare tutti, cioè consente di essere utilizzata in qualsiasi tecnica, diretta e indiretta, ma ha problemi di invecchiamento, cioè è molto fotosensibile, quindi invecchia precocemente. Noi, dove abbiamo potuto farlo, abbiamo preferito usare il paraloid. Quindi in questo caso si è riuscito a fare soltanto nel bicchiere giallo, che presentava degli spessori molto sottili ed omogenei, anche perché, essendo un manufatto molto fragile, si è scelto apposta il paraloid perché, essendo meno fotosensibile, avrebbe appunto evitato magari la necessità di andare a effettuare un restauro nel giro di pochi anni. Spero di essere stata chiara. Ok. Avete provato altre resine alternative al paraloid tipo Movital in alcol? No, in realtà non le abbiamo provate perché ci siamo basati molto su questo studio di questo restauratore, Steven Kube, che aveva già utilizzato il paraloid. Quindi noi siamo andati a ripescare le sue tecniche e le abbiamo utilizzate nella tesi. E poi daremo la bibliografia, ci sono tutti gli articoli e i libri che sono stati scritti da questo restauratore che sono molto interessanti. C'è proprio un manuale che affronta il restauro del vetro, il solo restauro del vetro, ed è molto veramente chiaro. Forse l'unica cosa che è emersa un po' dalle sperimentazioni fatte e dagli invecchiamenti, si può dire che la parte invece dei coloranti utilizzati, che sono gli Orasol, a noi hanno dato dei viraggi cromatici notevoli, sia nella prima parte di inserimento nella resina, e quindi nel momento della fase di interazione con la resina, e sia soprattutto dopo i test di invecchiamento. Quindi forse l'unica piccola accortezza è quella di cambiare la parte dei coloranti per la resina. Se non ci sono... i fogli di paraloid si trovano in commercio o si producono? Si producono. Cioè li abbiamo prodotti con una miscela di paraloid B72 al 30% disciolto in etanolo e acetone in un rapporto 60-40. Sono stati poi colorati perché avessero una colorazione simile a quella del vetro e poi colati in queste vaschette di polipropilene sigillate per 48 ore e così si riesce a ottenere un foglio privo di bolle.
C'è un'altra domanda, adesivo tra plexifluido e vetro. L'adesivo utilizzato per l'incollaggio è sempre stato il Paraloid B72 al 40% in acetone, per tutti, cioè per incollare sia i frammenti in vetro che quelli ottenuti in resina epossidica. E appunto questo è un suggerimento, nel senso la domanda di Carla Lai per incollare i frammenti, quindi suggerisci il Paraloid o le resine. Il suggerimento dell'utilizzo del Paraloid è perché comunque rimane reversibile nel tempo molto più di una resina epossidica. Penso che questo si possa dire come risposta. E noi in realtà abbiamo, cioè se non ci sono ulteriori domande, direi che siamo andati un pochettino oltre nelle tempistiche. Avremo in realtà un video da mandare, che è un video che poi verrà anche caricato sui social. È un video realizzato da Gianfranco Calandra del MUCIV, e grazie anche alla collaborazione dell'istituto e del MUCIV per la presentazione delle foto. Spero di riuscire a mandarlo, perché lo devo mandare io, ma non ero preparata a questa cosa, oggi pieno di novità. E quindi come possiamo mandare il video? Prima di mandare il video e quindi di mandare a chiusura l'evento, voglio ringraziare tutti i relatori che si sono prestati veramente a questo evento e che spero che possano comunque essere presenti anche in futuri eventi che possiamo fare. E ringrazio veramente anche tutte le istituzioni che hanno preso parte a questo evento, perché senza di loro non sarebbe stato possibile. E quindi spero che si possano fare altri momenti di condivisione, soprattutto legati alla condivisione dei diversi professionisti dei beni culturali, quindi tra archeologi, restauratori, storici, diagnosti, chimici, perché poi in realtà i beni culturali sono questo, non è solo una professione, ma sono tante, e dobbiamo cercare sempre di più di fare quella collaborazione attiva che noi come IOCOCU cerchiamo di, cioè alla base è il nostro focus della nostra associazione. Quindi io provo a mandare il video sperando di non avere problemi, e poi invieremo direttamente diciamo una bibliografia cioè limitata tra virgolette agli interventi di oggi, e la manderemo via mail a tutti gli iscritti. Adesso datemi un secondo per trovare il video e poterlo mandare. Lo vedete? Sì. Non c'è l'audio, Laura? Thank you.
abbiamo finito. Grazie a tutti e insomma ci rivedremo. Grazie a tutti, alla prossima, buona giornata. Grazie mille a voi, bellissima iniziativa. Grazie. 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 Molto interessante. Grazie a tutti quanti, grazie. Ciao, grazie. Grazie, grazie, complimenti. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti.